Amici, siamo Ho in schiuso la live. webcam. Ho schiuso la Che webcam. Che paura. paura. Anch'io mi sono paurato, ma non per me stesso. Ecco. Ah no, Adesso c'è abbiamo Lieser, gli giusto. Yinzer. No, ce l'aveva anche prima. Che Ma ce l'ho bella dietro. maglietta che c'è su Public, mi raccomando. Era su Public, sì, era su Public. Non lo Se mi so, sono ricordo, sì, no, era sempre. su... doveva esserci ancora, tra Ma l'altro. qui abbiamo con noi. Un animale. Sì. È Devo caduto. denunciare le persone che fanno l'audio del gioco comunque ogni volta. Allora, Mauro, veramente come forte. stai? Marco, non ho più le orecchie in questo momento. Amici, Peccato, ma speravo non avessi prima. più la bocca, ma Ma purtroppo può calma. ancora 2 giorni parlare. consecutivi di Espo, adesso per un anno basta. Ma sono È tutto tu educato, lo sai che mi sono amore colto odio, sì. adesso, me ne sono accorto. No, Marco, io ti Odio, odio e odio basta. No, amore. Dimmi un colore, Esprit. amici, Basso. aspettate. Basso? Un colore basso, no? Un colore. Dai, ma siete fermi. Come si stacca? Siamo fermi. Ah, c'è quel Siete. problema là. No, siete fermi e basta, non è crashato niente, sono solo fermi. No, perché hai tirato giù. No, no. Ma non Cioè, l'ha l'ho più fatta quella fatto, cosa lì, lo sai? però. Allora è quello. Ma non l'ha più Forse doveva fatta quella cambiare da cosa lì. così a così e non lo faceva più. Sennò chiudi No, completamente no, siete a internet. posto, siete. Spirit, mi dici un colore? Qual è che hai messo di terza Va emote? bene, Spirit, decido io allora, se non Ma ti hai messo. Cioè, dispiace. metti il mio colore come devo sempre, ma no? Perché devi scegliere un Ma quale colore? avevi? Tu avevi avuto il blu? Ho Avevo smesso il di blu, mi terza. pare. Il blu, allora, dai. Place my 3D, my 3D, place Grazie a my 3D. Lore, grazie a Ora non lo faccio. Mattafie, Grazie, grazie a che belli. step But prima. Ma prima, amici, questa first, mattina, la rassegna intanto che stonca. Esprit si Che da un po' che ambienta, non la che non è facciamo. abituato a Infatti, alla io mattina in stamattina a generale. quest'ora mi gatto i coglioni di C'è una solito. brutta Esatto, notizia. appunto. Intanto io devo. Leggiamo la rassegna stonca, Posso ragazzi. fare Sì. io una notizia Vai. intanto? Che ci tengo? Certo, ma. È morto Giampiero Quella che Boniperti. intendevo. Sì, è quella lì che Giampiero intendevo. Boniperti, Aveva la sua Esprit, non età, sei eh? No, allora, dispiaciuto? aveva Non so 93. chi sia. Non neanche 150 io. anni probabilmente, però veramente Allora. Boniperti è proprio la... Aveva 93 Fa anche anni, un cioè po' la sua ridere il età. cognome a me, per dire. Tra l'altro io ricordo quando il nipote provò a giocare nella Juve, fece un flop incredibile, andò subito in Serie C, tipo, ha continuato. Saluto al nipote di Boniperti. Vabbè, Poi. ha vissuto la sua vita, quindi dispiace, però diciamo che siamo contenti che abbia vissuto tutta questa lunga vita. Tutti Prego. potranno vestirsi come Jack Sparrow su Sea of Thieves. Ma devi Che palle, shoppare, però. No, saranno tutti uguali. Sì. Moro non credo. Perché? No, tu ormai hai preso quella taglia lì, non credo tu possa vestirti Beh, come ci Jack sarà la Sparrow. taglia, Non lo giusto. so, Moro. Allora, guardate. Poi, c'è un problema con il nome di un personaggio di Loki. Voglio vedere. Sì, non lo guardare, no. Hai guardato la puntata? Sì. Sì, Oh, tra l'altro certo, bellissima, adesso ragazzi. Che vado a bella spoilerare. l'ultima di Loki, mi ha messo voglia. Cioè, se c'erano tutte. Dopo l'ultima Ah, sì, puntata, ma se c'erano tutte e lo sei. sapevo già Se c'erano tutte e sei, le guardavo tutte e sei quando ho visto la seconda. Mi ha preso veramente benissimo a me la Sì. seconda. Poi questa. Chi è che è Grazie, tornato? Valerius. Grazie, Valerius. Interesserà ad Esprit. Vai. Dark Souls, in che ordine giocarli per seguire la storia? Non Ma non sono. lo Scusa. È so, infatti, c'è cioè, 1, l'1, 2, 2, 3. 3, In realtà è non l'ordine. so. No, ti fai l'1, Mica è Star poi ti Wars, fai il scusa. 3, Che e poi il commento 2 lo è, metti come Massimo? spin-off, Mica è Star diciamo. Wars. Non sono di vero e proprio sicuro l'uno dell'altro. Come no? Vabbè, il terzo Ringrazio. sì. Ma chi è che l'ha scritto sto Il terzo è articolo? sicuramente sequel del Ma primo. anche il Cioè. secondo è sequel del Ma primo, il secondo va. comunque. Vabbè, Ma sì. Ma il secondo non comunque. conta, Morelli. No, però comunque è il sequel del primo lo stesso. Il primo capitolo da solo sarà stato fatto. Vabbè. Me è uno che non ha giocato i Dark Souls. Grazie, Demon. Grazie, Demon Hill. Era Mark Demon Hill? Beh, mi pare O ha giocato per HILL. qualche anno nel Parma, mi pare lui. Quasi, quasi. Dov'è che cos'era? Era un pilota di Formula 1. Ah, ok. Grazie, Grazie Sabbia. Sabbia, grazie mille per i 4 mesi. Animal Crossing New Horizon. Ci saranno novità in arrivo, assicura Nintendo. Sì, ma in teoria deve per coso, Perché l'hanno per completamente abbandonato quel Il gioco, quindi. barista lì, oh mi scordo, l'ho giocati 8 di Animal Crossing. Bartolo. Grazie, Cold. Bartolo. Grazie mille, Cold.
Oh, ci sono le tre emoticon movimentate. Guarda, amici, ma che belle che sono! Aspetta che ne spammo. Movimentate poi, che dai. Sono tutte movimentate. Guarda, 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 guarda. Quelle effettivamente movimentate. No, Blattero, che c'entra Blattero? Blattero è Blattero. Quella non è movimentata, quella è animata. Ti mancano due da mettere, volendo. Eh sì, devo pensarsi. Perché non mi piace. Le facciamo mettere... fare apposta, magari. Allora, a me non. Sinceramente, non piace mettere delle. Grazie, Diz ha già. Grazie, Diz. Grazie. Quale? Non mi piace mettere le mod. Che cacchio ne so, tipo il. Ma scusa, dire, il quella termo... che arriva e che se ne va? Però lo facciamo fare apposta con un termos che arriva e che Mamma se ne va? Mamma mia, quanto è bella, dovrebbe farla. Eh sì, la facciamo fare, sì. Una che arriva. Tanto adesso che abbiamo va. Anche uno slot libero per. Sai cosa mi dà fastidio normale. A me invece? Perché se uno poi c'ha quella movimentata, quella base non la usa più. La... Infatti l'abbiamo tolta, Marco. Ah, ok, non me ne ero accorto. No, ecco, a me, quella a me non piace. Esatto, quella lì è bellissima. Parla come un termos che se ne va. No, il sole di Marchi, quello lì l'ho lasciato alla Roby ormai, l'ho promesso, a me lo lasciavo alla Roby. Non piace, la, per dire, che ne so, è più o meno, le moto del Thermolove, che è semplicemente uguale, ma con i cuoricini che pulsano, tipo. Chi se ne frega, vabbè, c'è già quella normale. Puoi metterla momentaneamente. Sarebbe da fare moto nuove, capito, in realtà. Ma Delux! No, ma devono avere... tipo appunto il Thermomonkas... È bello perché trema. Sì, ha senso. Il visione è bello perché arriva. Ha senso, sono bellissime. Quella macchia di colore che si muove. Bellissima, veramente. No, comunque farei... Se si riesce facciamo il termos che arriva e che se ne va. Se no anche quello... A me piace un sacco il Pepe Run. Però come lo fa? Ma a nostro tema è difficile. Vabbè, oddio, si può anche fare in realtà. Voglio fare. Ma no, ma il Pepe Run... Voglio prendere Marco che corre e poi lo scontorno. Perché farlo come termos intero. Non ha le gambe un termos, quindi non puoi farlo. Gliele fai le gambettine. Ma... Anche un Pepe tecnicamente non aveva le gambe. Sì, è vero. Beh, si può fare, sì. È quello lì che esulta animato, non so. Quello lì non perché animazioni perché ci sono un po' di fianco. Perché di base che animazioni ci sono? No, di base ci sono, c'è quello trema, quello che arriva, quello che gira e passa, quello... Non mi ricordo, ce ne sono 5. Il termo ciao che arriva? No, bisogna farla per forza apposta. No. Magari le facciamo fare apposta, almeno con le due. Sì. Dai, apro Kivalry. Esprit, ti sei allenato? L'ha aperto. Bravo. Come si gioca? Vabbè, tanto... o meno è simile all'altro, dai, diciamo. Come tasti è uguale. Sì. Forse no, c'è qualche fendente in più. No, ora Shiver le faccio. Io credo che c'era il Perry anche su da Shiver. No, la il Perry non c'era nel primo, mi sa. Il Perry vero. Cioè, ora hanno solo degli incapaci. Le animazioni sono solo amici. Questa altro? Notizia, no, adesso l'ho vista nel gruppo, la devo leggere. Aspetta, un piccolo Marco, articolo. C'è stato un piccolo errore in un articolo. C'è scritto Mazzara del Vallo tenta la figa con bici rubata, fermato dai carabinieri. Mi sa che c'è qualche errore. Magari ha fatto così un po' il marpione con qualcuna. Sì. Può essere. È vero, facciamo lo gnomo delle fici che arriva e saluta. Che schifo. Però almeno c'ha le gambette che si muovono, effettivamente. Ma il trenino Mark, anche io l'ho pensato che arriva. Fare lo gnomo delle feci, perché quello lì che... Però non quello che corre, lo gnomo delle feci, cazzo, però quello che corre starebbe benissimo. Il gnomo delle feci che corre laterale, se è fisso. Il trenino Marco che arriva era quello più giusto, solo che per come ce l'abbiamo noi, arriva duro, quindi non lo so se... Dobbiamo farle fare la roba appena c'ha tempo. La cosa del trenino sarebbe davvero farlo arrivare da lontanissimo, tipo non lo vedi, arriva all'improvviso davanti. Anche, però devi fare una cosa particolare. Da farle apposta, non puoi fare prefissato. Ma è aumentato l'audio del gioco? Ti ho invitato nel gruppo, Esprit, intanto. E a me? A te no. Tu sì, che bello, sono il tutorial. Come no? Sono nel menu. Anch'io no, sono nel menu. No. Ma porca bestia. Ma se io mi... Io vi vedo tutti. Io vedo... E ora invita tu, va. Io vedo anche Gatto, per dire. Ma aspetta, Eliezer, invitami tu. Beh, sì. Però non vedo. Appunto andiamo tutti da te. Ma io non credo neanche di avere Esprit. Vai, lo invito io, Esprit. Ma che non... Lo posso invitare io, Esprit? Aspetta, Marco, non capisco. Io ho invitato tutti. Esprit no, giusto? Che succede, Giacobino? Che succede?
Aspetta che... Ah, era così, era... Ah, scritto... Ma che... Moro, che emote hai tolto per avere uno spazio in più? Il Moncas. Ma se l'hai sostituito con quella che... Ah, perché sono, sono solo parte, diversi, vero, sono quelli. Sono solo a parte. Devo pensare a una nuova emote. Aspetta, c'era l'idea di mettere una nuova emote? Era. O ne rimettiamo una vecchia che abbiamo tolto. Non ce n'abbiamo. Come? Era sempre l'altra... Era l'altra... Quelle dei bit. Le mettiamo come emote normale. È vero. Devo farne ritornare una di quelle. Il termo, quello triste, quello triste. Ho un'idea per il trenino Marco. Cosa? Ma il trenino Marco lo devi animare per bene, perché se lo fai solo che arriva così, sì, ci no, sta. No, non è che però... arriva così, che passa. Vabbè, giusto. Ma poi non è che non si capisce. No, non si capisce. Però non ha senso. Mettile tutte e due. Sia statico e sia che passa. Uno sceglie se usare. E quello è bello anche, che c'è il trenino Mark fermo, però con lo zoom sulla faccia di cacchio. Però sarebbe, forse si spixella, non lo so. Può essere. No, quello che vorrei fare io, perché è una roba... Perché è un po' che le, lo faccio, le metti tutte in fila, ci sono tutti i treni di Marco che scorrono. Ma non puoi, non, come fai? Perché scorrono tutti assieme. Si fa. Amici, qualcuno mi scontorna il trenino Marco. Addirittura. Lo metto su Discord che la carico subito. Io un po' che non faccio storie con... Mi avete invitato? Sì, da mo. È stata una sega. Certo. No, te non ti ho. Io ti ho invitato io a te, Spirit. Aspetta, abbiamo... devi andare in gruppo e accettarlo, perché non posso più invitarti. Cazzo è il gruppo? Infatti, vedi un po'. Social? Gruppo? Non mi sono speso a nessuno. Non ti arrivo più il gioco. Te l'ho anche rifatto. Mi era uscito l'invito di nuovo, te l'ho... Ma c'ho 66 esperienza per salire di livello. Se uccido uno me la danno. No, chi devo ravanare qua? Non so niente. Aspetta. Che gioco, non so. Io a me dice giocatore invitato. In game, invitami Marco. Ti invitevo. Grazie. A meno la cupola, mettiamo estrazio. Comunque riavviando dovrebbe andare a posto. Engolo. Personalizzare l'acciugare. La schermata. No, perché non poteva averlo su Steam questo gioco, no. Ma è esclusiva. Stava tutto funzionava. Invece. Guarda. Engolo. No, Esperito non può venire in campo perché purtroppo è brutto. Cosa? Ci ha messo un po', eh. Ormai ci fuzzecchiamo talmente tante volte che ormai dice, vabbè. Marco, ma che basta poco. È un po' di zucchero. Preso mutande stamattina, quindi non può. Espresso in mutande? Sei truccato? Sei struccato, no. Purtroppo. Adesso invitami invece che parlare. E parlare, ti invito io a parlare. Dove sei? Vedo gatto. Un personaggio fighissimo, fatto. Eccolo, Marco. Vai, Esperi, tutti insieme. A me la cupa la maison. Piuttosto Marco arrivato. Questa è la canzone dei mondiali quando l'ha vinti la Francia. Mi sento in colpa a cantarla, solo che è bella. Perché non posso fare gioca? No, non... Liezar, forse sono io. Grigio. No, che sono Marco, io il re adesso. Perché lì Marco il re. Il re. Lui allora, il re. Cosa devo fare? Modalità miste per 40 giocatori? 64, perché? No. Perché 40? Faccio 64 o 40? 64. 4, voglio più di casino, io voglio Marco. Vai, 64. Sono scivoli in 40, eh? Ah, c'ho una puntura nel collo, mi serve il duca. Fatta la seconda dose di vaccino, mi sento il circuito nel sangue. Dai, buono. Ottimo. Io faccio 24 la prima. Ah, ma siamo tutti vicini, io 27. Io sono più in là, per fortuna. Però l'ha fatta ieri. Poi 5 gusto, seconda dose, mi hanno già segnato. Eh sì, più o meno a quel periodo lì, sono 30, 40 giorni. So. No, ma noi non ce l'hanno ancora data la seconda. Ah sì, l'hanno prenotato, mi ha detto, prima questa, seconda questa. Ma no, noi c'è un range, tipo, da me c'è un range da 1 a 5 agosto, però non si sa il giorno. Io solo cioè anche a me diceva il 5 agosto che quando faccio gli anni. Sì. Scappa dal Fallmire. Poi comodo in macchina perché ero potente. A posto così. Grazie Bertolus. Grazie bello.
7 mesi, tra l'altro, gli ultimi due. Fammi vedere, metto l'arciere, non c'è più l'arciere. Io questo, oh, sono io questo. Non c'è più l'arciere. Perché siamo in pochissimo. La classe non può cambiarla? Con la M. Mi hanno già ciulato. No, io ce l'ho l'arciere. A me. Ah, eccolo, sì. Morelli, arrivo con te, Dai, corrimi. Tanto siamo già... Ah, scusa, ma ha detto rigenerazione 3-2-1 e poi ha rifatto 3-2-1. Ma io sono scemo. Arrivo, Aia. Pezzo di me. Ah, dai! Dai, Moro. Preso. Finalmente posso combattere. Morto, a Cyril. In un attimo. Dai, mi ha infilato anche a me, mi ha infilato. Sono bello. Scusa, Moro. No, sei terrificante. Fuoco. Sei la cosa più brutta che ho visto in vita mia. Basta romperlo. Qua, delle torce sarà qua. Moro. Dice rompi, dici? È Marco che mi ha detto che sono brutto. È un alleato, Moro. Mamma mia, Zar. Questo è un nemico, uccidiamolo, per favore. Odd odd. Oppure speso 3000 punti. Ma col fuoco. Sprista a te, no, sei morto. Hai colpito. Amici, ma sono forte? Può essere? No, libero e prigioniero. Oh, no, questa sono morto anch'io. È una modalità nuova, non l'abbiamo mai fatto. Amici, ma di là c'è Ficarra. Nell'altra squadra c'è uno che si chiama tipo Ficarra. È questo, è prigioniero. No, stavo per uccidere un prigioniero, stavo per uccidere. Che ricorda incontro. Parca, sei contro due, ti aiuto. Arrivo, Morelli. Ho ucciso tutti, gli ho preso, Bravo. Munizioni, ma come ti siamo adesso? Ah, Yalesa, sì. Ma dove dobbiamo andare? Amici, ho raccolto una gallina! Io vado sul tetto. Cristoforo, lo salviamo, aspetta. Cristoforo. Ho raccolto una gallina, Ecco, vedi. Ma ragazzi, ma sono bot, secondo me. No, che sono in pochi. Ma ne ho uccisi 14, ero uno contro 4. Sono tutti bot, tranne 3. No, direi a Hollywood con 2-0, secondo me è un bot. Ma c'è scritto... Sì, se i tabby sono in bianco, quelli non botti. No, poi c'è proprio scritto ping bot. Pingone. Grazie, perché c'è poca gente che gioca. Secondo me... Hanno smesso tutti, hanno già smesso. È la modalità, secondo me. Poi è la modalità, anche. È appena uscito Scivoli, è possibile che non c'è. Mi hanno tagliato la carotide, ragazzi. Adesso lancio una gallina addosso a sto scemo. Vasilei. Brasileiro. Posso prendere il pane? Ma allora, non mi dà l'arciere. L'ho ucciso con una gallina, amici. Buono il pane. Ho fatto una cock kill. Buono il pane. Ma dai! Sì. Come fa a lanciare la cosa? Con la G, con la G. Lebron, Ale... Ho c'è la bottiglia lanciata. Bravo. Questo vuole morire, non sa con chi ha a che fare. Ma andiamo. Aia, chi me l'ha messo in culo? Dall'alto. Ma questo chi è? Yezar me l'ha rubata. No, non l'ho colpito io. Urlate. No, fitre munizioni. Chi è, scemi? Hai fatto... Prendo un mazzone, allora. Aia, si sa volta. Tieni, ho tirato un sasso. Ma scusami, ma questo qua non muore mai, quanta vita c'ha? 4 colpi ho dato, scusami. E muori. Io non ho mai capito perché in questi giochi sono decente a giocare. Ah, non li ho mai fatti. Nella sono mia. Arrivati i suoi amici, bastardo. Però è morto lui. Non posso lanciare questa da barda gigantesca. Con la G. Ma posso lanciare anche la barda principale? Tutto, puoi lanciare tutto. Se premici per sbaglio ti lancia la barda principale. Thunder dice che ha trovato la sub perfetta da regalare. Vediamo. Oh, no, Thunder. Questo sprechio di soldi. Aspetta. Abbiamo come sub il coltello. Peggio gente. Questo è un nemico. Aia. Adesso una freccia nella mano. Aga. Sì. Aia, sono Moro. No. Sì. Tutto esperto. Aperol. Ho finito le munizioni. Devo curarmi io. Devo prendere da loro. Conquista il post-it. Dai, dobbiamo pusharli, ragaz. Io sto provando. Stanno entrando delle persone. Meno male. Ma è alle spalle, ma chi è? Ma siete voi, siete coglioni. Pastore. Vabbè. Quanti sono loro? Perché non sono pochi? Ai. Stanno entrando. Io voglio l'arciere, ma non posso prenderlo. Ah, forse adesso c'è posta, c'è. No, non c'è, non c'è. Ce ne sono già, mi sa. Devo livellare, quindi... Ah, però!
Ti tiro in testa la lancia. Ma tutti a peroni mi vengono. Mark, prendi fuse. No, corro, corro avanti. Corro, corro. Ho fuoco uno. Sì. Ora, passo di lato, da dietro, dalle spalle, dalle passo carrabile. Aia, porca bestia. Io come posso lanciare una pentola tutto, d'olio. E no, Thunder, non vale, adesso devi farlo in qualche modo. Ma hai lanciato il sasso e mo... Lanci la pietra pure. Ma lo pivi. Ah, vi si sorta da pull. Per un sacco di kill, ma sono terzo, wow. Io ero primo, ma forse non più. Yeah, cattivi. Oh, mi sto abituando a usare l'arcino. Sono secondo, infatti, ora io. Ma sì, gli ho dato due mazzate con un asce gigante e lui si è girato molto. Sono morto. Ha ragione Pierre. No, certo. Non morire. Ma deve essere morto. Dipende, se non è oscurità non è lei. Sono morto, vorrei. Che sassata dalla testa che gli ho tirato. Ma perché mi dice cambia classe se non posso cambiare? Sono chast di gioco di merda, guarda. Le moto. Vale, no. Potete creare il termo kick. Poi sono un campione, io ho imparato a fare contrattacchi benissimo. No, no, faccio una strada. Ho dato fuoco a tutti. Chi è scemi? Ora lo sai fare il contrattacco te? Ho una campana. Oh god, sono Palombo. Quanti colpi sto facendo? Esprit. Devi fare il contrattacco, Morelli? Posso fare il contrattacco io. Vabbè, però, io non me lo ricordo contro uno, va. Però tanto lo farà lo stesso il contrattacco, quindi... Cos'è questa qua, eh? Questa guerra qua. È una guerra. No, ho finito le munizioni di nuovo. Guarda che non mi fanno fare il mio ruolo. Continuerò perché a fare termo... strage. Vabbè, per le mod normali, però, il termo kick double. Sì, visto che abbiamo anche il posto vuoto. Terzo di me. Termo kick double. Sono di Fano! Anzi, tengo su quattro. Aiuto, è pieno di gente! No, stanno saltando. No, Johnny. Si sorta. Devo indietreggiare. Le abbiamo tolte da beta. Aia. Semplicemente. Arrivo, mi hanno la faccia. Ho una pentola d'olio in mano. Non so una pentola d'orzo. Appe. Oppo, aia. Oppo. Non è sponsorizzata questa live. A questo punto è difficilissimo qua passare. Come fai? È difficile. Ah, è vero, è sponsorizzata da NordVPN, però non VPN, da Oppo. Però. Se avete bisogno di una VPN, NordVPN è quella che fa il caso vostro. Usate il codice sconto Thermos per avere uno sconto significativo sul vostro abbonamento a NordVPN. Per utilizzare NordVPN, navigare con sicurezza e con mestizia. Hai la testa sorta. Anche mi pare su... Grazie Sassolino, grazie mille Sassolino. Grazie Sassolino e grazie Mux. Ma io sto aspettando sempre tanto. Io ho fatto tutto il giro dietro. A me non la cupola. Sto aspettando Thunder, dove sei? Prima che vuole fare il giro, Tostelt faccio. Ah, è arrivato 7 persone! Da dove sono usciti? Wow! Tostelt, pensiamo noi. Ma lo stealth. Io avessi l'arco l'avrei già uccisi tutti, guarda. Marco non ci credo. Sono fortissimo con l'arco questo gioco. Lo stealth. Come in tutti i giochi. Senti che musica incalzante! Ma un colpo solo, guarda, mi ha ucciso! Ma stiamo scherzando? Dov'è questa cosa? Oh! Tra l'altro, Vinci, mi sono ricominciato Nier Automata. Sei perché pazzo. Voglio finirlo 7 volte per davvero, visto che sennò non serve a niente. Aia, oh! Ho ucciso mio compagno! E le musiche... Io ho eiaculato svariate volte. Oh, l'arciere, finalmente, ragazzi! Oh no, siamo sconfitti! Mi metto dentro la vergine di ferro! Ma avevo l'arciere! Non mi avrei mai! Ma scusa, ho preso l'arciere, sconfitta! Ah, cretini! Non vogliono che vinciamo, ragazzi! Guarda, ha fatto per 10 kill. Ma 5 kill, scusa, l'ho fatto. Io scrivo NordVPN in tre parole. Sicurezza. Mestizia e perché no? Thermos. Le host di Nier Automata penso che siano le host più belle di tutti i giochi che ho giocato. Oh, non ti credo. No, assolutamente. Kaching. Gibo. Kaching. No, è Gibo. Kaching la legge, poi no. Kamujikeba Maruko, Afes Sorta. Lo legge così bene la Fesse Sorta. L'ho capito bene cosa ha detto, effettivamente. Grazie, Gibo. Grazie, Gibo. Grazie mille, gentilissimo. Mestizia, mestizia. Mamma da... Dobbiamo fargli dire anche Pipiolu, perché secondo me lo dice bene Pipiolu. Pipiolu. Ah, anche, secondo me, anche Pipareddu. Pipareddu. Ma non l'ho mai visto sta cazzo, scusa. No.
Ti ha ammazzato il re? Sì, questo è un deathmatch. Questo è molto carino. Ma io adesso sono arciere. Un deathmatch, un deathmatch. Ma io non so fare queste cose. Che vuol dire? Ah, però. Non so fare i death. Mi capisco, perché capisco i miei pagni di squadra e metto casino. Ma noi siamo i rossi, ok. Ok. Ah! Una freccina. Ne ho già ucciso uno. Stella no, Mark, girati, Mark, aiuto. Dove sei? Ti aiuto con la mazza, io Lieto. Ho le upcette. Che? Hai visto, Lieto? L'ho fatto per davvero. No, giustizia non è un complimento. Lo so, però ormai me l'ho okay, ucciso. Ok, posto, posto. Oh, già. Lanciamo la pioggia di frecce. Sicuro arciere sto gioco. Prendono tutti arciere, prendono. Aia. Mentre dei criminali. Ma quella limite. Era quella di Obradin. Ma io sono no, fortissimo. Molto bella quella di Obradin, ma Nier Automata non la batte nessuno, la colonna sonora. Veramente sì, qualcosa di incredibile. Bello Rocket Bird. No. Illuminate me. Ma porca miseria, ma non è possibile. Chi è? Aia, ma pippone. Va bene, Thunder, aspetta. Ma sono secondo. Adesso vado, corro. Questo cosa fa con i pugni? E muori, è scemo. Come frecce palesemente vanno attraverso, comunque. Ma non la parano quello in alto? Anche quelle di replica. Replica poi lo giocherò un giorno. Neanche Hollow Knight, ma neanche Undertale. Come per stai dire, Randomor? Per dire arriva. Quanto belle sono quelle di Nier. Grazie, Ela. Grazie di merda, l'ho ucciso. Grazie mille per i 2 anni, Ela. Grazie. L'ho preso. Più alta quella dei 2 anni. Niente, quella cera la devo prendere subito adesso. Devo prendere proprio il piccolo arco giù per il... Per il buco? Ecco cosa devo recuperare ancora. Grazie, Joker, che me l'hai ricordato. Ecco cosa posso giocare quest'estate, finito gli altri giochi. The Witcher 3. Non l'ho mai giocato. Lo do un gratis adesso sul... Ho ucciso, no, scappo. Vabbè, beh, magari. No, avevo visto forse uno sconto. Ma sai che potrebbe anche essere, ecco, che lo daranno. Aia, bibollo. L'ho visto, ce l'ho visto. Ma è uscita la patch PS5. Non lo so. Aia. Merda. Ma questo è uno strunz, ma chi è? Oh, imbecille, vieni qua. Quelle di Kingdom Hearts sono veramente belle, cavolo. Ma un sacco se ne sono belle. Ma a me, quelle, minchia, quelle di Hollow Knight, quelle di certi boss di Hollow Knight sono dei capolavori. Ma io vi ripeto che... Era automata, però non si batte come colonna sonora. Come For Condor? Ha sbagliato gioco. Suplay non è scontato. The Witcher, aspetto che sarà scontato. Quelle di Kingdom Hearts sono ma belle, Play, ma comunque sono più belle quelle di Hollow Knight. Le 5, ovviamente. Ho capito, ma c'è il PC? Ma io gioco su Play 5 adesso. Vuole giocare di merda lì. Perché tanto cioè, l'avevo visto sì, scontato. Sì, a questo punto giochi su PC, dammi il tuo PC, dammi, non l'ho finito io. Beh, a questo punto. Guarda che il tuo è quasi uguale al mio, No, io sono 3070 di questo video. Io la 1080, non è che sia moltissimo differente. È meglio comunque di quel che ho io. Sì. No, forse il processore è migliore il mio. Ma in teoria non dovrebbe, però lo è. No, perché anche il tuo aspetta, era buono effettivamente. E però è fa di tu, è di 9. Ma l'avevo visto comunque The Witcher di sconto su PlayStation a 10 euro all'epoca. Lancia il boccale, ti è cretini! La collector tutta. Aia, lanciere! Se la GOTY è a 15. Ma non posso. Come la prendo? Scusa, come la inserisco nella PlayStation? Ah, baby. La spingo dentro. Sono il primo di noi, ragazzi, io perché vado. Sono troppo forte con io la sono quella digitale, la play, cioè... La spingo dentro lì, dentro. Senza non essere siamo sessuale, nei tuoi termini. Bello la barba. No, di c'ero mai spessissimo in sconto. Anche Cyberpunk vorrei giocare prima o poi, quando uscirà effettivamente la patch, bella. Beh, ma su PlayStation 5 su PC, no. Ormai PlayStation 5, il problema è che su PlayStation 5 è in retrocompatibilità, non c'è la versione PS5. Sì, però è la versione PS4 che ma gioca come bene, cazzo che funziona fa? Bene. Deve uscire entro fine ragazzi, anno sono la versione troppo PS5. Forte. Quella che sto aspettando, se sarà la versione PC. Ah, yeah. Ci sta, ma per The Witcher, insomma, cioè. Vabbè, sì, The Witcher posso giocarlo su PC, non è quello. Però sì, Cyberpunk lo voglio giocare. L'hanno arrivano... rimesso adesso quello è stato sbagliato da molti punti di vista. Cosa? Tra Cyberpunk in genere. Adesso sì, adesso è sbagliatissimo.
A parte che non si poteva neanche giocare su PlayStation perché l'hanno rimesso. Ma io potrò aver paura più dei miei compagni che degli altri. Marco, è la dura vita del medioevo questa. Ma io non posso giocare questo è medio 20 evo. Contro 7 qua, guarda questa storia. Ho dato una legna a un compagno. Ah sì, elicottero funziona così. Perché quello sta così? Anch'io voglio stare così. Ah, anch'io, mi ha tirato una freccia. Ho un ottimo gioco PC, passandomi gli altri. Ma più che altro lei perché ci sta, vedi, anche chi ha un PC buono, comunque molta gente ha comunque voglia di giocare su console. Ah, straga. Ma perché sono scemi. Ma è vero, siamo anche scemi, è vero. Cioè, se c'è un buon PC... Oh, per me comunque non per me è uguale in realtà. Per me adesso come adesso è uguale. Giocare su PC, giocare su console non mi turbo. Adesso più che altro su console funzionano bene i giochi. Sì, capito, ma se hai un buon... Che è successo? A parte che c'è anche il pad che per me della Play giocare con quel pad lì. Giocare col pad della Play è già quello è un plus in più che non è da poco. Fermatevi. Aia la testa. Aia, e chi è sto frecciaro? Adesso vado là e gli spacco il culo. Esatto. Vabbè, gioca anche io su PC finora non gioco a quel gioco e via, non è che tutti sti problemi. Poi vabbè, sapete che io sono malato nel PC di me dove... No, più che altro io sono malato del platinare i giochi sul PC non mi vedo. Adesso mi hanno messo le ore sulla PlayStation e il PC si può platinare i giochi su PC, però non è come avere i trofei. Il fatto di aprire un gioco su PC e dire magari non funziona o mai funziona, invece la console funziona, dipende che PC hai. Quello che avete con il nostro PC non c'è questo problema, quindi teoricamente non no, quello è vero. Infatti il discorso è così. Il discorso è se hai un PC... È un PC buono. Se hai un PC buono non ha un cazzo di senso. Esatto. Però è difficile avere un PC buono, cioè per avere un PC buono soprattutto devi, adesso ti compri 4 PlayStation. Vabbè, adesso 5 che... adesso sì, letteralmente ti compri 4 PlayStation. Hai pagato il PC hai pagato così tanto. Il tuo l'hai pagato anche 7-8 PlayStation 5. Madonna, no, aspetta, tu devi considerare che l'hai preso 3 anni fa, 2 anni fa. Era moro. Aspetta. Adesso le schede video costano il triplo di due anni fa. Il processore costava ancora per 5, okay, però questo no. Il tuo è costato 1300 euro senza la scheda video. No, è così tanto scamare. Sì. Cazzo... Sì. Tra tutto, Esprit, sì. SSD, la scheda madre, vabbè che c'è. Però per un PC buono... Ma mi passano attraverso le frecce, meno. Ragazzi. No, adesso non adesso... perché la scheda video costano come anche. Due PlayStation, le schede video. Dipende cosa vuoi fare anche per... Comunque la PlayStation costa 400 euro. Costa 400, sì. Non passano... Ma le frecce vanno a 400 euro. C'è qualcosa che non va, ragazzi. 3 PlayStation ti costa un PC, comunque. 400 euro, adesso ti compri il processore con 400 euro. Abbiamo vinto. Per PlayStation fascia alta, non con i prezzi attuali, li spendi comunque su quei 1000 sicuro. Sì. Ormai cioè, su 1000 se vuoi, cioè un PC buono... Vabbè, il processore abbiamo un po' zerato come Morelli, che poi è abbassato tranquillamente se non sei più scuro. No, ma sì. No. Poi tranquillamente abbassati un PC, di prezzo... un PC buono, cioè per giocare 1200. A tutto, secondo me 1200 ce li spendi. Considerando prezzi delle schede video umani e non quelle che ci sono adesso. Sì. Il vecchio PC, vorrei, quello proprio inizio, l'avevo pagato 1100 con lo schermo anche, o 1200 tipo. Un PC normale... Però che aveva la 1070 con quei tempi, che ne sono ancora. Aveva un i7 dentro, mi pare, o un i5. Sì, sì. 7, e 8 GB di RAM, che per i tempi, insomma. Non ci fai un cacchio. No, adesso un i7 ci fai ancora, tranquillamente. Se non streami, sì, se non streami, ci fai. Se non streami, se non conta Vayne. Se non streami, sì. Ma cosa faccio il... Ti hanno mandato il trenino Marco su Discord. Grazie. E... Però adesso, appunto, con i prezzi che sono adesso, devi aggiungerci 300-400 euro in più. Rimango un attimo in pausa. Vai. Dipende sempre cosa ci fai. Cioè, sì, no, se giochi e basta. Giochi e basta? Ma massimo 1000 ci spendi, ma anche dipende di quanto vuoi giocare. Non adesso. No, adesso io parlo di prezzi. Ma me l'avete da mandato... prezzi, non parlo di prezzi da miner, bastardi, però. Da scalper. Io parlo prezzi da proprio normali. Il problema è che per un anno ancora sarà così, quindi... Sa che non va bene così. No, quando esce 4000 prendi quelli che costano un po' di meno. Adesso la fanno uscire la serie 4000, che magari aspettano a farlo uscire. No, sì, ma se ne parla già. 2023 probabilmente. Beh, 2023 sono 2 anni. Sì, metà 2022 dicevano. Aiuto, amici!
E tipo, veramente trovarti una PlayStation. No, perché... no, perché non ce ne sono. Mi hanno spaccato la faccia. Stanno in due, muovo FK. Spera che entro un anno ci sarà. E poi sono preso un gioco attivo che voglio io, no? Capito? E su PlayStation 5 non gioco quello che voglio giocare su PC, quindi comunque non mi so il problema. No, io sulla Play adesso sono contento di usarla, a parte che beh, col Plus qualche gioco te lo pigli gratis, ma sì. Poi Plus che ci sono adesso risparmio Plus, anche memoria sul PC per altre cose. Il Plus sta diventando molto buono adesso. Gli ultimi mesi stanno andando sempre qualcosa di interessante. Ecco, appunto, 1000 spesi per un 5. Oddio, un 5, beh, appunto, ci sta per giocare i 5, appunto. No, è troppo piccola quella che mi ha mandato. Un 5 è perfetto per giocare, secondo me. Un 5, sì, se giochi basta, sì. Alla fine te ne frega. Aia! Ma dalle spalle, proprio. Aia. Oh, sono resistito anche troppo. Sì, gioco. Alla fine io c'ho della Madonna perché appunto tempi per streamare, ma adesso cioè, in realtà farei probabilmente bene a vendere lo sto processore per prendere un altro, cioè probabilmente. Perché mi serve una sega, mi serve. Aia! Monty, mi scontorni questa? Te la mando. Che è più grande. Saresti molto gentile. Vado ma alla carica. Ma mi ha ucciso un blu, mi ha ucciso una lega. Vabbè, capita. No, ma sì, ma mi è venuto apposta addosso, ero dietro tutti, mi è venuto apposta addosso e mi ha ucciso, ma... Eri pieno di sangue, forse? No, sono un arciere, come faccio a sapere di Beh, ce l'hai anche tu il sangue. No, ma è lontano, c'è di merda. Aia, ho infilato il nostro compagno infilato. Aia, ha tirato un pugno! Fammi prendere... Ah, no, dobbiamo difendere qui. Ma ancora mi ha ucciso uno blu, ma... Dateci un occhio al Game Pass, che vi costa un euro la piatta che l'ho fatto, dateci un occhio. No, io l'ho fatto adesso un euro per tre mesi. Esatto, e ho scoperto io che c'ho due versioni del Game Pass, quella tipo ultra bella e quella tipo normale. L'hai scoperto tu, c'è sempre stata. Ai tempi avevo fatto quella normale, no, io, a un euro. Ho scoperto che posso fare quella ultra bella un euro. Cioè, no, ma perché quella la Ultimate l'ha rimessa un euro adesso comunque. Però sì, penso. No, ma penso che comunque cioè quello che hai detto tu funziona comunque. Cioè, se tu hai fatto quella normale. Ripeto, come fanno a starci nei costi? Cioè, un euro per tre mesi. Ma ho capito. È Microsoft, non è che ha soldi infiniti. Cioè, non è che può andarci in perdita. Ragazzi, ma questi cosa fanno? Ma io passo attraverso. Non penso con i 5 di decima, la 2060. Se dove. HD da un tera, ma l'HD da un tera che pizzi di merda che hai fatto allora. L'HD? Già solo avercelo messo dentro devi buttarvi al computer. Sì, no, ormai l'hard disk non io il mio hard disk che c'ho dentro ci avrà hard disk va un botto di anni e non ci ho messo dentro niente. Bellissimo, cioè 5 2060, sì, sì. Di RAM. Riesce a prenderti, sì, se riesce a prenderti. Ed ha speso tanto perché 1100 euro. Beh no, è giusto, mo, no, ma no. No, la domenica. Vabbè, quei prezzi che ci sono adesso. Se fosse stato molto tempo fa, avrebbe pagato 800. Ma non muoiono mai. 800, ah, 900, 8, 9. No, quei prezzi che ci sono adesso ci può anche stare. 8-900 euro, con 200 euro in meno tutti. Se riesci a prenderti un SSD da un tera, sei a posto. Perché fa tanto la differenza l'SSD, non sembra, ma fa veramente tanto. No, ma adesso il disco non ha più senso, purtroppo. Ah, disco normale al massimo per lo storage, se proprio... Sì. Sì, per le foto, comunque gli SSD, sì, però, vabbè. Diciamo che se ce l'hai, la disco lo attacchi. No, c'è qualcosa che non va, passano veramente tanto attraverso le frecce. Addirittura, Marco. Vabbè, preso... boh. Bastardo! Tra l'altro, se volete gli SSD... Se volete le SSD. Oddio, non so alcuno, non so alcuno. Conviene prenderli adesso, perché poi rischiano di aumentare di prezzo. E adesso stanno a buone cifre. Poi da parte che conviene aspettare settimana prossima, lunedì e martedì, ragazzi, inizia il Prime Day, quindi a parte quello. D'altro dovremmo fare dobbiamo vedere se riusciamo a trovare qualche cosina carina, così poi ve la spammiamo. Ma più che altro perché hanno detto che sembra che abbiano trovato il modo di fare i mining con l'SSD, quindi aumenteranno i prezzi dell'SSD e caleranno le schede video. Anche video non puoi più usare per mining. Le stanno bloccando. Sì, e hanno trovato il modo di usare gli SSD. Quindi stanno bloccando poi. Ma sì, non puoi sottolineare. No, sì, stanno trovando il modo di usare la potenza dell'SSD per minare. No, ok, Ezra, ma è come dicevano. Stiamo usando anche il portatile, cioè per minare, non mini come le schede video. Anche perché non ha processore l'SSD. Sarà diverso. Però è una roba che funziona. Però se servirà, aumenteranno i costi dell'SSD, ovviamente. Sì, ma da qui a tre anni. Sì, ovviamente non sarà immediato, però.
Comunque i portatili da gaming, anche alcuni, cioè i portatili che un gaming non senti potenti, perché sono molto buoni. I portatili da gaming sono più convenienti che un fisso attualmente. Ma sai che io ho sempre la voglia di averne uno, ma così, giusto per dire, ce n'ho uno, sono sì, comodo, però non mi serve. Spendi sempre un 1.500 su un portatile. Eh no, esatto, costasse meno. 1.500? 2.000 anche se avevo un buono. Minimo 1.500, ma 2.000 devi starci. Sono anche a 1.000. Io ho preso, io ho visto un portatile con 60 dentro. A 1.000 euro si trova. A 2.000 euro, con 6 GB di RAM, 82. Sì, no, infatti sono buoni, il problema è che... Per spendere quella cifra lì devi usarlo. Taxi vostra, oh, tutti in 10. No, è comodo, più che altro, secondo me è comodo per chi fa l'università, che magari non è a casa. E infatti quando facevo. Ma io guardo, un fisso. Piuttosto uno che fa l'università, gli direi, prenditi un portatile da 200 euro e uno da gaming. Ah, perché secondo me è scomodissimo portarsi un computer da gaming. Vabbè, se ti porti magari con un tablet, che cazzo ne frega. Esatto, cioè un tablettino. Guarda che io subito con la scrivere a mano, aiuto. Sono un bastardo. Se dovessi prendere appunti, subito tutto la scrivere a mano io ormai. Sì, no, solo alcune criptovalute potranno essere... Amici, vi ricordiamo tra l'altro che c'è il giveaway di Stan Gaming, partecipate, esatto, mi raccomando. Sei partecipato al giveaway? Certo. Non ho ancora mai vinto, ma non ti ha partecipare. Prima o poi vincerà, io qualcuno vince. E chiedo sempre, soldi del Nintendo Shop. Perché ma tra l'altro c'era uno in chat che ha vinto. Sì. No, mi sono pensato, ho preso il plus della PlayStation. Tra play, sì. È quello che vale di più come ragazzi, ho appena fatto la kill più bella del mondo. Mi sono tirato una freccia dal braccio e gliel'ho tirata addosso, l'ho ucciso. Bravissimo. È stato fantastico. Sto usando un candelabrio. Oh my goddess. Maestro, io comunque ce l'avevo un portatile da gaming 10 anni fa. A me potrebbe essere utile quando vado da Franci, però costa troppo. PC potente per forza, per obbligatorio, vabbè. La lezione comunque presto, perché non usarlo uno potente. No. Diciamo, tipo per gli appunti, dice più che altro. Poi a casa lo anch'io, Vector, metto sempre quello. Ma però, vabbè, a parte che per gli appunti sono d'accordo che comunque... Cioè ti prendi un iPad base, che l'iPad base costa... relativamente poco, intorno ai 300 costa. Ma c'è una lampada che sto quando... Con l'Apple Pencil e ti prendi gli appunti a mano. Ci sono un sacco di applicazioni per prendere gli appunti con l'iPad, mi pare. Mi stavo dimenticando il giveaway. Ai ai ai, Aerus. No, fatelo tutti. Tanto abituatevi, perché tanto da quello che abbiamo visto ormai c'è ogni mese, ormai un anno intero cosa facendo ogni mese. Salvatevi la pagina direttamente. Ci pensi, cioè... Steam! È ottimo per loro in realtà. Porti un sacco di gente. Penso che lo facciano costantemente come cosa. Vabbè sì. Sei munito. Oh my god! Salvata la pagina. Ho fatto bloccare dalle spalle. È morto! Fatemi lanciare... Alle spalle! Mi becchino sempre alle spalle! Ti pezzi di merda! Ah, doppia capperata! Fatemi fare un duello! Questi vaffanculo... Sì, puoi metterci anche la tastiera Bluetooth. C'è quella Logitech, anch'io ce l'ho, quella Logitech con il trackpad addirittura. Che la colleghi Bluetooth all'iPad e lo usi come un PC, praticamente. Vai, Moro! Per quanto si possa usare come un PC l'iPad. Vai, Moro! È morto Moro! L'ho ucciso io! L'ho ucciso da Niezza, ragazzi! È morto malissimo! L'ho ucciso io! Mi specchio nel tuo culo! Ho mandato il trenino! A palo in pausa, ragazzi! Aiuto! Trenino. Troppo veloce questa cosa da sparare! Fammi vedere, prendo la cera, vuoi fare un po'? Mattia! Smettila di essere stupido! Qui si c'è un sacco di away! Sì, abbastanza, piace. Potrei generare pieno di giveaway di schede video, perché che cazzo ne prendono, porca miseria. Stanno picchiando, non importa. Guarda che arro che sono. Ho cose più vecine. Importanti da fare. Disertore, il tuo sorello è un disertore. Andiamo. Scegli animazione. Mancato. Ho preso un compagno di squadra. Arrivano. Grazie, erano finiti i nomi fighi. Gracias. In grazie testa, ragazzi. Mamma mia. Che streak che ho.
Termotrenino. Carica. Cuni. Ho sbagliato la sua freccia per tutto il compagno di squadra. Fai un sacco di focolico con l'arcetto. A posto. Ho caricato. Ma io sto mostrando il primo del mouse. Sto iniziando a imparare invece a distinguere un po'. Asterix. Aperol. Aia. Aia. Ma questo è a dire da sua spoma, scusa. Adesso quando è presente. Quando è presente la aggiorno la chat così le vedo. Comunque si può aggiornare la chat di OBS, Marco. Basta fare clic destro aggiorna. Sì. Eccolo. Ecco. Ah no, non c'è piaciuto neanche che l'aggiorno. Ma bellissimo. Materno sifoni. Aia. Ah, ostia, dove mi ha lanciato? Mettetene tante, non troppe. Mettetene al massimo adesso 10. 10 ne potete mettere. Mettetene 10. No, era il trenino. Ma perché manco tutti con l'arco? Col garco. Oh, che bello. Il trenino. Vado. Marco, ragazzi. Devo rifare una storia col trenino Marco, basta. Oh my god, c'è del fuoco! Sono morto, purtroppo. La vita. Aia! È finita, mi ha preso. No, il telefono non funziona ancora. Vabbè, vado di nuovo alla barba. Sul telefono, quindi sono ferme? Cioè, come vengono fuori quell'animale? Poi te le canzoni ancora aggiornate. Che anfami, au, anfami. Ma è sempre così, ogni volta tutto il rumore. Ah, niente, anfami. Sto facendo una nuova nuova, però non per telefono. Questo è il pro player, oddio. Cioè, il watch party l'ha messo dopo un anno. Aio! Porca merda. Ammattina. No, mi ha dato una botta. Lazlo me l'ha data. Parco. Alla carica. Prendi loro, Morelli. Non si, non ci si distrae. Che scemo. Che cazzo vado io qua? Vado dall'altra parte. L'hai preso fuoco, chi è questo? È arrivato Arrow. Ma perché se fa le spalle? Ti tiro su, ti tiro su. Ah, posto, posto. Gli ha tirato i pugni nelle balle. Aia. Ma che arrapato. Ma questi... Che no, lo devo salvare, non ce l'ho fatta. Yeah. Come te la segna come emoticon globale di Twitch? No, quello non penso. Ti spacco le gambe, scemo. Mi ammazzo tutti. Ammer. Angolo, angolo, cante. Oh, levati! Oh! Fuori dalle palle, eh? Ma sì! Ma certo! Cos'è sta roba? Quanti sono? E si moltiplicano. Tanto con l'arco si vince. Cioè, prima abbiamo vinto, infatti. Non riesco a fare niente in sta partita, gli sto volendo e basta. In questa anche io un po'. Adesso gli lancio ma i massoni. Ma sono troppi loro, quanti cazzo sono? Ma scusami. È caduto. Non c'è neanche un bot comunque, sono tutti giochi. Ah no, c'è un solo bot di là e basta. Che noi mi sa che non sono bot. Better Twitch TV è diventato inutile più o no, meno. Nel senso. Ci sono quelle globali. C'è un G-bot su Twitch TV. Poi ci sono quelle globali. Quelle movimentate sono limitate dei canali, quindi sì, sono 5. Ce le puoi mettere quattro volte. Ma queste, cioè se uno fa la sub, quelle animate le può usare solo nel nostro canale o le potrà usare ovunque? No, stanno usando, hanno usato quella di Lino. C'era quella di Lino. Quella roba lì tipo Better Twitch, no? Alla fine è un emote. Sì, è un emote, semplicemente si muove. Cacciateli dalle mura! Oh, ma questo è in mezzo a noi! No, andiamo così, andiamo avanti. No ragazzi, ma sono già arrivati sulle mura. Adesso arrivo con sul contadino. Andiamo il contado. Abbiamo perso, se siamo contadini. Non è vero un cazzo. Tu scema. Non ci prendo. Non funziona. Ma quel mio forcone è finto. Ma scusa, gli ho dato 5 colpi sto qua con il piccone. Ma scusami. Porca merda. Quanti colpi sono per ammazzare il suo contadino? E stempiano. Ah, la mia vita. Com'ero tragico. Mi ha perso, mi sa. Contadino!
Aia. Contadino all'attacco. Aia. Ah, porca merda. Pugni nelle palle. Aia. Pantellata sono... nella testa. Sono morto. Era un conto di propere, era un conto con questa storia. Aia, qui si sorta. Forti sti qua. Maestro Kimpembe. Da quanti secondi il respawn? Perché ormai stanno per vincere. Oh, non è vero! È partito! Ah, sconfitta. Tutti su uno, tutti su uno! Sono morto io. Amici, vi ho visti distratti in questa partita. Guarda Marco, io non ho paura. No, partita. Marco, no, no, non stavo caricando demo. La prima ha fatto una strage. No, ma infatti mi sembrava. Abbiamo novità, Marco, se vuoi. Non può, non... Ma a me non dispiace. Tanto la sono... cambia da solo. In esatto, le cambia sempre. L'importante è che scegli la cosa con 64 giocatori. Poi fa da solo. Oggi pomeriggio mi alleno. Su cosa? Sulla vita. A tipo? Faccio tibia e perone oggi. Mi alleno un po'. C'è un po' di allenamento. Non è sulla vita la tibia e il perone. No, è un po' più giù, infatti. Ho cambiato idea in questo momento. Ah, ma io c'ho il nuovo arciere? Io ne ho 40. Io ce l'ho tutti, Eliezer. Ce l'ho tutti, io c'ho anche quelli che tirano le lance. Termagliatore. Ah, è quello che tira le lance. Io ce l'ho tutti da un po', ma solo che mi piace di più l'arco. No, non ha senso. No, ha senso. Tipo, sulle mura ci sta che prendi la balestra, però tendenzialmente oh my god. Ma io aspetto che si schianti e poi vado dopo dentro. Siamo in difesa. Oh, io scappo, scappo! Ok, non mi ha seguito nessuno, posso andare a casa. Io ho fatto 100 danni, non è morto nessuno. Quanti ne ho fatti? Forse anche di più. Ostia. Ostia. Che c'è? È spuntato, tanto la notizia, è spuntato nell'Epic Game Store nel database alla Wake Remaster. Ma basta. Non so se basta una remastered. L'ho già giocato due o tre volte. Poi, io basta, l'ho giocato una volta e poi l'ho fatto anche tutto in live. L'ho fatto anche bellissimo a rifarlo. Però sì, voglio il 2. Voglio magari il preludio per il 2. Ripeto, uno dei miei giochi preferiti alla Wake. Stanno spostando l'arieto. Giocando Control lo sto anche capendo di più. Però voglio il 2, assolutamente. È un po' vecchiotto adesso la Wake. C'era le catapulte qua da qualche porta. C'era la balista, dietro. La sto usando io, infatti. Però non prendo nessuno. Qualcuno ha preso me. Sono esploso. Ho visto, dove? Ma non ero io. Eccola là, la catapulta. Vai, come signore, l'aiuto. Ah, è stato liccato il. Ma sì, ma ha capito. Ma con questo questa roba, sto casino che c'è ogni volta. È stato liccato il seguito di Bloodborne. Si chiamerà Velvet Veil. È il nome in codice del sequel di Bloodborne fatto da FromSoft. Esclusiva PS5. Sarà presentato dopo Elden Ring. Vabbè, sì. Beh, ci sta, alla fine è uscito Elden Ring, poi dovranno fare qualcos'altro. Sì. Ma sarà il seguito tipo spirituale, non penso sarà... Sarà un seguito non diretto, sarà... Esatto. Più che altro perché non si chiama Bloodborne. Quindi... No, allora è Velvet Veil, è il nome in codice del progetto, quindi non si sa. Ah, ok. Può essere Bloodborne. Dane qua. Schifo la catapulta. Ci sta, posso mirare bene. Cappelli. Ho fatto una tripla, ho fatto quella. Sì, comunque ho visto ieri, mi sono visto comunque lì la avevo detto poi ieri. Sì, sì, è uscita sì, in questi. Ma sono andato a fuoco, ma Belin. Ho visto infatti che ho... Sono curioso. E ci sta, come cosa, perché comunque. Sì, ci sta assolutamente. Devono farlo uscire Bloodborne comunque. Per me non ci sta. Un seguito di Bloodborne non vedo l'ora, porca vacca. Però chissà quando uscirà. Uscirà tra il 2024. Poi ti faccio in tempo davvero a prendermi la PS5 poi. Ora, considerando che c'è nel 2022 Elden Ring, c'è nel 2024 minimo. Un paio d'anni passeranno tutto. Oh, stanno spostando l'ariete. E quanti sono? Sta spostando l'ariete. Mi metto qua. L'ho ucciso uno. No, porca puttana. Dalle mura. Mi serve una mano all'ariete, sono quasi arrivati. Sto tirando tutte le frecce che posso, Moro. Non io mai queste. Pass di Bloodborne, amici. 5. Non deve scegliere. Allora, se dovesse esserci un seguito di Bloodborne, probabilmente farà l'unale master del 1 per PS5.
sicuro. Ah, sì, ma anche prima lo fanno probabilmente. Perché non approfittarne? Poi c'è già in porto probabilmente. Probabilmente, sì. Alla fine Bloodborne è un gioco che va benissimo da fare. Già solo che girasse a 60 frame sarebbe già il top. Ma che è successo? Perché alla fine graficamente va bene, cioè Bloodborne già andava bene. Ciao gatto, grazie! Grazie mille per il ribes. Ciao gatto. Bloodborne già a 60 frame sarebbe... lo rigiocherei tutto. Benvenuti a tutti. Ciao. Oh my goodness. La niente, buona, li proteggi. E gatto fa la sub, vedi? Di spalle, mono. Ma sono esploso! Catapulta. 44 mesi. Ragazzi, io sto... buona catapulta. Non la fanno uscire, Pocket. Hanno già detto che non fanno uscire la patch. Bloccalo. Perché dicono che non riescono a farlo, perché non c'hanno voglia di lavorarci. Sì. Uno che si sta teletrasportando, ragazzi. Sono stanchi, sono. No, obiettivo fake. Sì, ma io non posso combattere contro due, non è nella squadra qua. Che è sta storia? Sto combattendo contro due, Esme. Grazie Silent. Grazie mille Silent. Ah, grazie Silent. Benvenuti a tutti, belli. Buon lavoro. Ma tu cosa c'è? Facendo qualcosa? Esprit, penso di essere... di aver più punti di tutti voi messi insieme. Adesso, non esagerare, Marco, che 825 punti erano 570, quindi adesso. Sfonda la porta, sfonda la porta. Oh, sfonda la porta questi. Ciacciacate quelli che nell'ariete. Quelli che spingono l'ariete. Ma quello sta scattando da far schifo. C'è uno che si deve trasportare. Fatti scappare. Uno più uno, vai. Ti stiamo vedendo ora a me, state vedendo a me. Aia. La mia visuale. Non posso fare uno più uno, c'è troppa gente. Sempre quello nella prima webcam. Non riesco a fare niente. È la visuale. La tattica è sempre quella. Primo nelle webcam. Che scemo. Quello che stream. Aia, mi hanno spinto. Oh, ma ci abbiamo gente dentro. Con un calcio. Dove è andato? È giocare, comunque, non so. Ma fatto ha decapitato. Ma ha tirato un calcio, ma ha decapitato. Oh, porca merda, sono in 4 gangbang unit. Angolo. No, mi aveva lanciato la testa di un cadavere. Amici, comunque, sono passati 2 settimane e ancora mi diverte sto gioco. Una settimana, sei tutto bene il discorso. Niente, Marco... pensavo fosse passato più tempo, in realtà lo sta annoiando tantissimo. Io avevo detto anche meno. Ma perché, scusami, ma questo gioco non funziona mai? Ho paura. Vorrebbe essere uscito bene al discorso, mi pare. Era martedì scorso. Martedì? È durata 12 ore. Ah, è vero, sì. Sera, ah, scusate, lo tendo a dimenticarla. 10 giorni. Vedi che 12 ore, Marco. No, fidati, preferisco così. Loro sono in chat, sono stati magnifici, però a 12 ore è stato un disastro completo. Non per colpa nostra o per colpa vostra, ma... ah, però... internet ha deciso di spegnersi giusto quel giorno. Mondiale proprio. Sì, cioè, hanno sentito che c'aveva la 12 ore come al solito e hanno preferito far così. Mentre nella squadra subito davanti si mettono. L'ho preso! No, questa è la mia spada! E questa è la mia morte. Mamma mia, con la mazza. Sì. Pollo Pol Pogba. Esprit, stai seguendo la nazionale di cacchio? Una partita ho visto. Ne ho fatte due, la metà ne hai visto. Aia, non è male, è un buon percentuale. Considerando tutte le live che abbiamo fatto in questo periodo, sembra che sia passato molto più tempo. Effettivamente certo non c'è niente. Ostia, mi hanno spellettato. Quanto oh my god, proprio nel pisello ce l'ho, ragazzi. Ho fatto una spaccata. Sì, ma come posso competere con un cavaliere? Mi sono piantato nel terreno da un palo. Sono in due. Tre. Hanno la squadra subito davanti. Marco, ho sognato che era ufficiale di Tony di Pogba alla Juve. Sogno premonitore, speriamo. Io lo amo, Paul. A giocare perché sono morto. Preso. Dov'è che arrivano tutti? Fa vedere. Dove c'è un po' di bolgia? Oh my god! Perché la sua è così lunga dietro la mia? Spirito, non contano le dimensioni, conta come lo usi. Ma vaffanculo, guarda. Io faccio kill con la macchina. Scusami.
Scusami, Esprit, prendo l'estintore. L'estintore nel Medioevo? Vabbè, dipende. Cosa usi? C'è Medioevo e Medioevo. Pisci, è quello l'estintore. Cosa succedeva nel Medioevo quando andava a fuoco qualcuno? Muori. Moriva. E ti butti un... no, c'era la finozza dove bevevano i cavalli. C'erano i pompieri, c'era... moriva nel Medioevo. No, la finozza dove bevevano i cavalli. Tendenzialmente sempre lì si spegneva la gente. Poi non... Ma non la gente, dico, quando film, va a fuoco dico, qualcosa. C'erano i pompieri, moro. C'erano... Facevano come col pozzo, no? Che si mettevano lì in due persone e pompavano l'acqua nella... E questo nello... No, forse non nel Medioevo, questo nel 700-800. Nel Medioevo non lo so, sinceramente. Nel Medioevo non lo so, sinceramente. Nel 700-800 c'erano queste cose qua. Sto provando a pararmi, però se sono due bastardi qua. Medioevo effettivamente non lo so. Andavano coi secchi, semplicemente. Aia. Tanto che probabilmente i piedi erano anche tantissimi. C'erano anche, nel Medioevo le È robe vero del... che ci sono anche i calci che sono utili. Che si bruciavano. Sì, era tutto di legno, tra l'altro. Ah, ragazzi, sto facendo delle kill da 40 km. Nell'antica Roma c'erano delle specie di pompieri, sì, anche dell'antica Roma. Mi dicevo, le case bruciavano, beh sì. A me comunque la vecchia Roma non mi piace perché non c'era ancora il pupone, quindi non... Ma che fa questo? Cretino. Prendetelo! Bravi. Oddio! Il cavalier di... Tira mai un Rise, sono From 2. Non credo lo chiedano tanto. No, lo so, però lui non era così male. Non penso freghi niente a nessuno. No, probabilmente no, però lui non era così male. Ma, più o meno. Beh, era carino. Era carino. Era molto bello graficamente carino... per l'epoca. Un gioco carino, se ne sbatte la sì, gente. Sì, purtroppo. Perché l'idea c'era, però vabbè. L'idea era un gioco dei umani così effettivamente mancano. No, il fatto è che non appunto non è che ne hanno parlato male, ma neanche bene. No, non era andato benissimo, cioè era bello esteticamente tutto, non era normale, quindi fanno un seguito. La storia mi pare faccia cagare. Sì, la storia sì, era bello esteticamente, era molto figo esteticamente. Era l'inizio della scorsa gen. Grazie Lorenzo. Grazie Lorenzo. Un po' come The Order. Alla fine era bello graficamente. Il gioco era così così. Ma The Order era solo per il gioco e per la durata. La storia non la conosco. La storia non era malaccio. No, mi parlo. L'ho giocato, l'ho finito tutto. Godo. Era molto bello esteticamente. Godo. La sto facendo? Attenti, ci sparano le frecce. Ho dato fuoco a un po' di persone. The Order era molto figo anche come atmosfera. Era ma il gameplay che non me ne fregava era niente. Era cortino il gioco. Ma gameplay poi io non ho capito. Il gameplay era uno sparatutto in terza. Ma più o meno non aveva quel feeling lì troppo bello. A me non mi aveva mai dato. Io l'ho guardato tutto da Gabbo, tra l'altro. Ai tempi. All'epoca quando ancora c'erano ancora i walkthrough completi, tutti facevano walkthrough. Vabbè, Gabbo li ha sempre fatti. No, ma una volta tutti lo facevano. Una volta tutti lo facevano walkthrough. Era, si parla di 6-7 anni. Beh, andavano molto su. All'epoca andavano quelli. Dobbiamo respingerli in questo posto di merda. I famosi per i walkthrough tipo Gabbo, Mike Dolce lo fanno ancora. Ciccio non so se lo fa ancora. Ciccio non credo. Ciccio era nato con i walkthrough. Ciccio faceva una marea di walkthrough. Cioè, tutto walkthrough. Lancio questo. Mike Dolce li fa ancora. Sì, Mike Dolce li fa ancora. Gabbo li fa in live, esatto. Sì, no, penso che Mike Shore sia l'unico rimasto a fare YouTube. Poi magari anche lui li fa su Twitch. Probabilmente sì, probabilmente monta le live. Ma che è stato? Servono le munizioni. Ok. Ci stanno pushando, ragazzi. Sì, dobbiamo ributtarli indietro. È difficile come faccia. Ma più che altro nessuno li guarda più ormai. Gli fanno comunque perché adesso vai a spiegarci il gioco tipo dire, ma questa parte non riesco a farla. Li usi come guide ormai. Non li usi per vedere il gioco, li usi come guide. Esatto. Gli stiamo andando a abbatterli, è vero. Guarda perché adesso hanno avuto le live, più che altro. I tempi non c'erano. Esatto, adesso i workthrough si fanno sulle live. Ai tempi non c'erano le live, quindi... È vero, è vero. Sì, c'erano ma nessuno le faceva. No, non c'era proprio questo in live. 6-7 anni fa Twitch c'era già, semplicemente nessuno lo usava. Ragazzi, non riusciamo a contenerli, sti scemi. Dobbiamo contenerli, Marco.
E io che faccio qui? Però ho fatto Dizzy Sparta, l'ho buttato giù dal castello. Vente sulle mura, Arcidi. Sono appena rinato, aspetta. Porca merda, pugni nelle palle. Dai, io no, mi hanno deplorato l'anico. Fermi! Mi ha ucciso per Frigi. Vado sopra. Occhio, che ti... Vai, Esprit, corri. Devi schivare una barra di frecce qua sopra. Sì, sì, ma sono bomba, abituato a schivare le cose io. Cancio la bomba, io aspetta. Aia. Non ce l'ho ancora la bomba. Cazzo di merda ho fatto questo. Anche Joker, sì. Mi ricordo quando ci mettavamo a vedere i walkthrough di Ciccio di... Era che gioco che guardavamo? MotoGP. A parte... Vabbè, ma quello era MotoGP. Cioè, vuol dire, in realtà... Più vero. Era MotoGP, era. No, c'era anche una uno di trama. MotoGP. Ma non la trama, MotoGP. E io mi sono guardato The Walking Dead da Ciccio ai tempi. E ecco cosa ci guardavamo. Quel Walking Dead è quello che era una merda, che però c'erano guardati tutto la Ciccio, sì. Stanno salendo tutti sulle mura. Forse... Sono tutte persone. Forse il primo Outlast. C'è un bot e basta. Primo Outlast mi sa che ci siamo guardati. Non passerete mai! In questo marasma c'è un solo bot. Gli altri sono tutti colpito. Sei deficiente. È un solo bot. Un gioco del genere del Signore degli Anelli. No, mi hanno staragliato, Esprit. Sei contro 4, buttati, bravo! Ma chi è? Ma io voglio sapere chi è quello fermo sul... Grazie, dottor Lele. Grazie, dottor Lele. Ciao, bello. Beh, un gioco del genere del Signore degli Anelli sarebbe effettivamente figo. Con le battaglie tipo Fosso di Helm, roba lì. Sì, sarebbe bello per davvero. Perché è così, cioè, alla fine sono così quelle battaglie lì. Però lo voglio in terza, Lied. No, sì, ho bisogno di vedere i miei personaggi. No, io assolutamente no. Come cazzo lo fai a fare in terza questo? No, ma lo fai, non dico di farlo uguale a Shivali come modalità. Cioè, come modo di combattimento. Ma devi farlo così. Come modalità. E devi farlo così. Io voglio vedere i miei personaggi nel Signore degli Anelli. Poi dire sta cosa che l'arciere ha una spadina lunga 2 cm e mi parla la mia cazzo di alabarda. Ma allora sta cosa, Shivari. Guarda te. Vaffanculo. Ma non muore mai quello che sale la scala. Non è possibile. Dai, ecco. Dai, li dobbiamo tenere ancora per 3 minuzie. Io la terza la preferisco in generale, però... Il fatto che dovresti fare battaglie più grandi, tipo alla Battlefield, tipo da 128 giocatori, sarebbe molto più senso. Non è For Honor, quindi. Battaglie gigantesche For Honor, scusa. No, alla Battlefield. Non voglio For Honor, Sion. Cioè, magari... Battaglie enormi e For Honor sono in 2 contro 2. No, no, perché... no, non lo voglio mai, Sion. Ma scusa, ma si è spenta la mia granata? Ho tirato la granata, non ha fatto un piffero. Io voglio questo con le skin del Signore Anelli. Ma no, ma perché non serve? Non li vedo. Gli avversari, vedi. Vabbè, chi se ne frega. Ma a parte che le skin del Signore degli Anelli, cosa fai? Una battaglia grossa con... non è che c'hai il personaggio del Signore degli Anelli. No, le skin, sì, solo le skin. Però sarebbe con le ambientazioni. E io con battaglie del Signore degli Anelli le vorrei fare, ma in terza, però. Sì, elfi contro tutti i nani o del genere. Ci hanno sfondato, ragazzi. Secondo me ci starebbe. Queste battaglie in terza persona secondo me verrebbero una merda. Ma non perché, perché tu non dico di farle non col combattimento di Chivalry. No, non puoi fare. Però voglio fare cioè battaglie così, però con le cose. For Honor, però non puoi no, farlo. No, del Signore degli Anelli, che c'entra For Honor? For Honor, il combattimento in terza persona è così. Ma no, ma puoi mettere anche tipo qualche personaggio con delle piccole skill, che ne so. Come qua ci sono le mosse. Ma perché tutti si... Ma non voglio un gioco che già esiste, me lo sto immaginando. Ma che praticamente For Honor? Ma non For Honor, voglio... Non voglio i duelli così specifici, voglio delle battaglie giganti ma con un gameplay abbastanza normale. Vuoi un museo del Signore degli Anelli? Ma un museo già è un po'... Ma hai fatto il dito medio, mi hai fatto. Fatto il dito medio, basta. Mi ha fatto il dito medio, appena gli ho parlato mi fa il dito medio. Ho visto anch'io, Morelli. Sì. Ho finito le freccine. C'è la principessa Pesci. Io non dico per forza qualcosa che già esiste. Anche solo crearne uno nuovo apposta col Signore degli Anelli e le battaglie così. Però in terza perché mi piace vedere i miei personaggi. Ma come quella di Star Wars? Ma quella di Star Wars spari. Qui è fisico, come fai? Ostia. Ma non puoi farlo perché sono combattimenti melee qua. Prevalentemente è un po' diverso. No, mi è rimasto solo il braccio. Ah! Ora neanche più.
Come fa a essere così veloce sto qua? Mamma mia, oh, mi hanno ucciso con l'arco, avevo ucciso un cavaliere gigante. La termovisione che esce fuori is the new K. Sarebbe divertente, Battisco. No, ce ne prendilo, prendilo! Ammazzalo! Dove vado? Per esempio, il gameplay di Shadow of War è banale, è base. Però pensa delle battaglie tutti nella... A parte che sarebbe un lag incredibile. Perché che si non si leva dalle palle? Io lo uccido. Mamma! Accere! Oh, è morto. Subito! Di qua! Asterix, è arrivato Pippozzo da di fianco. Madonna, Cercere, si ammazza tutti. Mi è valso la pena. Io comunque ultimamente sto giocando giochi su giochi, sto macinando giochi su giochi, però non sto guardando più nulla. Ma tipo, Esprit, ma io ero Accademia, a che punto siamo? La quinta zone? Io mi sa la quinta, mica me la son guardata. Ah, siamo... Poi ancora la parte di merda, ho capito, cioè... Dell'anime, dico. Manga, madonna, se non ho detto ma che... Manga facendo. Non posso leggere. Manga davvero è... Me l'ha detto il dottore. Una bella leggere. Roba, e l'anime invece è ancora difficile, perché sono veramente quei ragazzi di umate di merda. Però vabbè. È bello, apprezzo, apprezzo. Io voglio... Aia. Io poi la voglio che... Avanti con One Piece, io affanculo gli altri di anime. One Piece, è arrivato l'altro con One Piece. Fitto, siamo di momenti clou adesso. Siete rimasti in 20 ormai a seguire in pari One Piece, scusami. Siete serato. Siete tu e autore a guardare One Piece in pari. Ma c'è mai neanche l'autore. Ninja Gaiden non l'ho continuato perché è troppo facile. Un gioco strategico del Signore degli Anelli ce l'ha già. C'era, quello dovrebbero rifarlo per bene. Quello dovrebbero rifarlo. Ce n'erano già bene. Due, ce n'erano di. Ma non ha filler nell'Accademia. Non è che c'è. No, filler sì, c'è un. One no, filler, Piece filler tipo. C'ha lo spin-off. Quattro isole fate. Non è che è avuto sto tanto tempo fa. In One Piece, in My Hero Academia c'è lo spin-off. Ma che non c'è un filler, Marco? No, lo spin-off, non il filler. Ma cosa? Il film, dici? Ma no, lo spin-off, non il filler, io dico. Lo spin-off è quello col. Come si chiama? Gli super-hero. Ma è un film. È un film. No, c'è proprio. C'è una serie col manga. Mi sa strano fosse un film. Ah, il manga. L'anime non c'è. Non credo ci sia l'anime di quello. C'è solo il manga. Che è uno spin-off, appunto. Che credo l'abbiano unito anche alla. Cosa sì, spada di fine, un quel più. Vigilante, esatto. Troppo, ma girato. Sono esplosi tutti, ragazzi. È esplosa la torre. Né in Mario Academy i film. In One Piece c'è stato uno per il film. E basta. Vigilante è uno spin-off, no? Naruto era pieno di filler piuttosto. Naruto sì, Naruto era pieno. Perché c'erano le missioncine, che in realtà, guarda, quando ero... Non era così male, no? No, infatti... cioè nel senso, allora, quando poi lo dovevo riguardare non avevo voglia, ma la prima volta mi rilassavo alla fine. Ma sì, non era così male, però tipo, chi se ne frega. Esatto, quello, vabbè, chiaro. No, il re ha bisogno di me. Ti ha ammazzato Gandalf, dicono loro. l'ho shit. Era dentro Gandalf. Oh no, ci sono due persone dentro di me. Dobbiamo proteggere la catapulta di qua, a sinistra. È partito con musica difficile. Poi il film di One Piece ha messo il film quello gold, lì ha messo il film per trasposizionare il film, ma... Vabbè. Non è neanche così brutto poi, è un film tipo... Troppa gente. Io c'ho il DVD, no? C'ho il Blu-ray ma non lo posso guardare, io penso, di quello. Amici, ma sono stato un campione! Bravo. Con questa musica epica posso fare di tutto! Mamma mia, è bellissimo, veramente. Sono morto. Sono morto. Vabbè, moro. Sono morto. Venite a difendere la ballista. Stiamo arrivando. Va a difendere un minuto, dai. Ci sono sopravvissuto con tre persone e ne ho ucciso un botto. No, stanno pushando. Oh, dove sono lì? Staglia, ma perché non mi... Ma com'è possibile che ce n'ha uno qua allo spawn? Scusami. Che catapulte? Dove sono le catapulte? Ad altra. È aumentato il tempo. Hanno preso 30 secondi, perché? Eh sì, perché hanno preso... Ma bastardi. Andiamo tutti insieme. No, hanno messo le scale. La stessa identica cosa che in Shiro d'altre. Hanno messo le scale. Gliele metto nel culo le scale. Dove sono i pezzi di merda? Li brucio! Era ucciso uno.
Quanti sono? No, arrivano anche dall'interno. Arriva da dietro anche. Anche da dietro. Oh, no. Il fuoco mi fa male, brucia la menchia. Aia, mi hanno tolto della marmellata. Mi buttano giù i miei amici a me. Qualcuno mi tira su, per favore. No, non so dove. Non so. Dai, 30 secondi. C'è un arciere, maiale. Aspetta. Vabbè. Prendete sempre da bastardo. No, aiuto. Tiratemi su, amici. No, ma dove cazzo è questo? Aia. Tiratemi su. Grazie. Ma in quattro t'han tirato su. Ma per favore, a destra o a sinistra? Mi facci passare. Arcieri dentro, ragazzi. Ce ne sono tipo tre. Ma dentro chi se ne frega? Difendiamo la catapulta. Ma lo so, ma sono tutti. E quello è il fatto. Stanno tutti. Posto, tutti i morti hanno attaccato 4, da dietro. 3, abbiamo finito, abbiamo vinto. 2, 1. Uccisi. Sì, ragazzi. Porca miseria. Che texture, ragazzi. Questa parte finale ho tipo ucciso 5 persone insieme. In mezzo al casino. Sono sempre a metà solo, guarda te. Abbiamo vinto. Io sono fortissimo, sono davanti. È vero. No, davanti no, però sono più avanti. Ti vedo. Ah, lì, eccoti là, ok. Perché non... Ma dovresti vedermi, siamo in gruppo e siamo anche amici. È bastato un po' di relax per fare quella strage. Sì, Robo Warrior, un po' di riposo e poi... Mamma mia. Arciere. Oh, il deathmatch questa mappa. Vabbè. Deathmatch, dai. Provo a usare il... Ma ti ho dimostrato tutti? Il lancio. Ciao, Giusmona, grazie. Grazie, Giusmona. Dopo lo facciamo. Sono sudabile io. Ma tutti contro tutti penso che sia infattibile. Ma sto male, se deve parlare, ma possiamo combattere e basta? Fa scena, maleducato dai. Bastardo. Capito, già mi pagano la miseria questo lavoro di beta come soldato. Guarda te, poi devo solo ripuntare la chiacchierata per questo qui, guarda te. Geronimo! Geronim! Faccio giù le spalle io. Anche io, Esprit. Tua mamma Pippa, sono già morto. Tua mamma Pippa? Sì. Esatto, ti ho tagliato la capa. Di che parla piano piano, mi spiego la situazione, mi raccomando, allora. Devi vincere. È un posto lanciere, vediamo un po'. Faccio 5 giavellotti. Recapitabile. L'obiettivo ci dice. Ragazzi, io sono arciere, ma non sto che morendo. Che fa, si benda? Poi si lanciano con la rotellina. Dai. Alla carità! Così? No? Anzi, troppo forte, non c'è verso. Ma che fa questo? A cretino. Ma come si lanciano i giavellotti? Con la G sarà. Aia. Ma scusa. Ah, sì. No, l'ho mancato. Lanciere. Che puttana. Aia, sono per terra. Ma perché mi si mette davanti quando sto per attaccare? Oh, porca merda, quante persone. Angolo, quante... Andare a aiutare il mio collega qua. Morto, posto. Aiutato. Vado via. Amici, occhio che stanno arrivando in tanti. Morto. Polo, sei il primo in classifica, Mamma mia, sto ben facendo morti. I bus del chat. Ora scappo. Sono morto. Troppa gente. Ma erano dei bot alcuni. Sì, ma i giavellotti è difficile da prendere. È difficile. Quanti sono? Non è come l'arco. Sono. Quelli con la faccia da pirla sono... Sono bot. Aia. Mi ha colpito uno. Sparando completamente a caso. Ma scusa, io sto parando e mi sta colpendo. Devi stare attento. Ma scusami, ma abbiamo ucciso da dietro. Aia. Sono 7. Sì, no, ma ragazzi, fare l'arciere qui è veramente no, difficile. Sì, no, qua si va di cavaliere. Vado di devastatore io qui. Forse ho dato fuoco a uno dei nostri. Che urlo ha fatto? Che verso era? Per Narnia! Fatto che lanciare il giavellotto ci metto un sacco. Ma che cazzo l'ho colpito? Non puoi dire che l'ho colpito, ma scusami. Beh, non è come le freccine. Devo aiutare questi. Non piace di nessuno io comunque. Sono cari. Ah, sono partito e basta. Cretino. E mo arrivo con te, con le spalle. Dove sei? Vieni, Esprit.
E così lo fa. Dai, voglio credere nelle mie abilità d'arciere, continuo. Cretino. Bravi. Arriva un altro. Questo si pensa. Voglio crederci. Sono un arciere. Aia. Professionista. Vai, fuoco. È qua che si vede il vero arciere. Dai, sono una coppia incredibile. Spira, oh, attento. Aia, mi ha dato una legna. L'ho colpito. Ho sbagliato, scusami. Ah, non era dei nostri, era retro Gandalf questo, l'ho buttato a terra. Come? Ma era nostro, vero? Sì. Vabbè, hai coperto di rosso, però di qua, 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 qua. Porca bestia. Arrivano. Ma testa, porca vorrei... bestia. Quelli col martello comunque non è possibile, non riesco a parare i colpi. E perché dai, il martello è duro. Duro il martello, dice, per quello. Voglio fare un punteggio decente. Che bel sutra si chiama, porca miseria. Ma perché c'ho... C'ho il soldato deficiente io. Oddio, ce la facevo più. Paura. Grazie Galashnikov, grazie Galashnikov. Grazie Galashnikov. Porca bestia. Grazie, grazie di 100 bet. Ah no, non è dei... Ma che sono... Loro. In quattro sull'arciere sono andati a ammazzare. Devo scappare. Devo curare la gente. Bravissimo, che combo, Esprit. Ah! Ehi, parcello di meta. Curato tutti. Porca peste. Oh no. Ucciso. Però non ci sono un sacco, moro. Arriva su Agatha contro i massoni. Ehi, allora. I soldati di Agatha contro i massoni. Aia, si sorta. Non lo so. Agatha che rischi. Io non conosco la storia. Non so come siamo Agatha, effettivamente. Agatha... No. Andiamo, Esprit, andiamo. Va là. Dove sei? Chi sei? Sono qui con te, andiamo. Dobbiamo qua, qua. Dobbiamo salvare lancio. Questo nostro amico. Dove la lancio? Lì la lancio. Ah, me l'hai lanciata in culo! Preso. Ah no? È lì in fondo, eh. Ah, va bene. Accendo, lo ammazzo! Questo. Prendilo. No, nella schiena, sto pezzo di merda. Ma... Caspita, ragazzi. Disertore, non mi fermo. È arrivato, Moro. Ti ammazzo comunque. Ah, non ho una mena! Mettiti la mela addosso. Ma merda, sono rotti su scotto sempre. E finalmente sono disertore, l'ho ammazzato. Cavalieri di Agatha erano cavalieri di San Marino. Ma come? Ma come di San Marino? Scusami. Ho il cioè, con tutti i popoli del mondo, San Marino. Ora è lì. Andiamo che devo andare al centro commerciale l'Atlante. Che miseria. Aia. Questo povero Francesco ha fatto fino allo spawn con me dietro che lo rincorrevo. Ah, porca merda. No, mi sto facendo valere nonostante la difficoltà, amici. Sono morto. Ah, la traduzione in italiano che fa schifo. In inglese com'è, scusa? Ci sono due arcieri. Che traduzione fa schifo? Ovviamente non si chiamano Agatha. Avversari. E come cazzo lo traduci, scusami. Cioè come... Erano i Mason, erano... Orca bestia, come mi hanno spracagnato proprio. Sono sceso in classifica, maledetti forcaioli. Vado. Onda però. Marco, attento, schiva. Ho parato. Non mi avrai. Ti siamo venuti a salvare. Grazie. Ti ha fatto anche il primo scivo, io. Oh, chi è? C'è gente all'indietro. Oh no. Un pugno nel palle. No. Pugno troppa palle. Gente. Io sono palle, un piccolo arciere. Sei donna, però. Chi è l'ho ucciso? Saluto. Abisteria. Lanza che è andata a soccorrere. Ma perché io non riesco a buttare le combo che fanno loro? Perché... Boh. Col mio braciere. Dai, oh, stanno recuperando, però non va bene.
Ah, ma questo è il nostro, mortacci vostri e vostro mamma sangue. Mia, che botta. Bertol. Bertolino. Fingi di morte e poi mangia le caviglie. Ma che cazzo di tattica è? Ah, addosso con un certo stato. Ma il morto passa uno e gli azzanna la caviglia. Ma che... Esisteva già all'epoca l'ambulanza, sì, confermo, sono l'ambulanza. Sti arcieri di merda. Mi hanno rotto i coglioni talmente tanto, guarda che voglio proprio spaccargli la faccia. Ti scemi. Ma queste frecce. Ecco il lanciere. Mi sto facendo valere, mi sto facendo valere. Oh, amici. Troppa gente, vado via. Ti è caduta l'arma, ah, scemo. Abbiamo vinto. Scemo. Sì. Sono morto. Come sei morto? Contro avevo i pugni. Di vita, oh no, che figura da barbino. Ho provato 13-10, ho fatto intanto. Guarda qua. Guarda come si gioca. Che fa l'arciere, Marco. Eh beh, oh, ho fatto 2045 punti con l'arciere in mezzo a un monte di cavalieri pesantissimi. Oh. Ci sta. Marco, secondo me non ci sta per niente. A parte il fatto che ho la mazza, quella che ho sbloccato, l'ultima arma dell'arciere che ho sbloccato, che comunque riesco un pochino a combattere anche melee. Adesso Davide ti faccio l'urlo del... Riddelm? Sì. Oh, qua ritorno a fare l'arciere. Che il re qua? Ma che scritto c'ha? Cos'è? Questo non è, non è facile alla fine, perché tutti vanno in difesa lì del re, è un casino. Ma aveva qualcosa in bocca. Era sassi, la bocca, ma i denti forse. Ah, sì? Da spingere questo qua? Niente, ho tirato una mazzata al nostro. Ma sto spingendo così? Ok. Oh, e basta! Dobbiamo spingere. Vabbè. Nessuno che spinge qua. Arrivo, Marco, io. Arrivo. Vai. Bravo. Che scemo. Criminali. Ammazza, ammazza, che l'ha preso? No, sono morto da un'ascia danese. Danese. Ascia da neve. Danone. Na na na. Guarda na, lì, na. Ragazzi, sono primo in classifica. Quanto ci sta mettendo a rigenerare, però? Aspettavo, aspettavo volte con quella... Eccolo il Ma perché le rigenerazioni vanno a cicli, non è che c'hai tot secondi per rigenerare. Ma perché riesco a parare attacchi a volte? Aspetta, ti tiro su, ti tira su, bravo. Grazie. Ti ho fatto attacco, è passato! Oh my god! Ho sbagliato. Quello ammazzo, sicuro. Morto. Cosa fa questo? Sono fissa? Ah, era un bot, ecco perché era fermo. Che vuoi? Spingiamo, spingiamo. Spingiamo da sopra, poi cosa c'ha il motore, già. Sì, è un motorino. Più peso c'ha, più veloce. Perché ha urlato "This is my first time"? Non lo so. Ma questi Merkel. Cow blue team! Oh no, ho detto cow blue team. No, aspetta, ma siamo noi il blue team. No, ma l'ho mancato. Agatha! Sono morto. Ho fatto un sacco di danni. Ragazzi, ho fatto un urlo, il mio della cera ha fatto... Sì! E basta. Ma se fai da fermo, parla. E via, urlo di battaglia incredibile, la battaglia della tua vita. This is my first time. Oh, si è stoppato, si è stoppato. Mamma mia, scendo. Corro, 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 corro. Ma qua dove siete tutti? Vai, tutti insieme! Ma sentilo! Ma che vuol dire? Ma che urlo di battaglia è? E Frank Matano quando faceva le telefonate! Oiti! Ma questo sta lancando a far schifo! Oh! Oh, ma non è morto! Your mother, sucker! Gioco crossplay? Mi pare di certo! È morto con la trappola! Oh, spingiamo stu cazzo!
C'era ancora... adesso qua Morelli, Dai, salta su. Si sta spingendo. Sull'altro Morelli, io sono sull'altro. Aia le spalle! Qua, avaccia di culo. Aia, sono a terra, salvatemi il culo, aia! Porto malissimo. Oh no, cioppa gente tonight! No, oh, senza muni. Arrivo, arrivo. Allora. Alta re. Ho ucciso sto faccia di buco. Scusate, ho ucciso tutti anche i nostri. Culo. Mi stempio. Siamo arrivati? Papà. Non siamo arrivati! Chi è che non spinge qua? Maledetti bastardi. Ma c'è, c'è gente dietro? Voi state spingendo, ma c'è gente dietro. Ma poca, ha messo la zeppa. Mi giuro, mi diverte un sacco giocare a questo gioco. Ha messo la zeppa? Ma ancora! Ma, sto cazzo di balestrere di merda! Vaffanculo, figa ti ha messo dentro il sedere. Che cattivo dentro il sedere. Mettete le chiappe, per favore. Chiamatemi sniper. Le chiappe. Sì. Beh, che bella parola, le chiappe. Le chiappe. Le chiappe. Ma quanti corvi ci sono in giro, poi? Ho visto adesso. Ma perché portano la morte. Non pare. Ma davvero, bro. Saranno avvoltoi. Ma sto scemo. Oddio, oddio, mi fanno male. Oddio. Il mazzapicchio l'ha ucciso. Come il mazzapicchio? No, il mazzapicchio no, Esfri. Ma tutti alla battaglia. Che bello il mazzapicchio come nome di un'arma. Oh, questo era un bell'urlo, vado proprio. Passo. Devi quasi urlare. Siamo arrivati. Sono aumentati dove? Sono moltiplicati? Com'è possibile questa cosa? È che sono tutti abbiamo compatti. Assediato. Ezra, che noi... fai? Che figura di pene. Volevo prendere la scala, ma non l'ho preso. Anche l'altra parte, Morelli, oh, butta giù. Ma stava per scendere lì, vabbè. La spinge... la torre contro non si spinge la torre. Ecco. Mamma tutta. Grazie, Boscos. Grazie, Boscos. Abbiamo conquistato! Fammi mettere... Ah, perché non ho il... Ah, non ce l'ho ancora. Ma stufaci, cunno. Oh, oh! Ce la fa quello dietro! Oh! Aiutami, oh! Ma chi è quello dietro? Io lo denuncio! Chi morto. È quello dietro? Io lo denuncio! Mezz'ora! Ho dovuto Orca bestia! Questi uomini giganti! Questi incompetenti! Fate i soldati da un'altra parte! Arrivo! Questi incompetenti! Io volevo andare di là. Ero andato di là, volevo andare di là. Dobbiamo tirare sul canciedo. Dai, lo uccisi quelli andiamo sotto. Tutti insieme, andiamo, andiamo! Dai, andiamo. Moro, non so forza. Come si salgono le scale. Moro, dai, forza! Moro! Porca miseria, vado dalle scale! Guarda te! Accere, era fatto un urlo di battaglia! Ammazzo, lo seguo, lo seguo, lo seguo, lo seguo! Anche io! Il mio ha fatto... Where is that? Urlo di battaglia! Ma si ho fatto... Cioè, allora c'è una rometta che è un bastone di legno con sopra un pezzo di pietra e mi para la cazzo di roba di lana lunga 2 metri di ammazzo schiodata. Come è possibile? Portami l'ano, è aia! È incredibile sto cere, non so... Voglio che mi la portate l'anno dei cavalieri più grandi, ma però oh ci metto mezz'ora. Da dietro. Arrivo. Ho una pentola d'olio, quindi è una pentola, ma la bomba. Una pentola però, d'orzo. Arrivo, arrivo. Settimana prossima li voglio fare una warzone a tavolino, comunque. Sì, sì, sì. Settimana prossima? Sì. Una sera sì, sì, prossima. Spero tu ci giochi a warzone. Tanto non può giocare. No, non lo so, volevo sapere... Ma figurati se gioca a Warzone. A Warzone? Detto di giocare ad Apex, ha scaricato, non l'ha mai più giocato. Dai! E si chiama pentola d'olio, si chiama l'arma che ho dell'equipaggiamento, che è una bomba in realtà. Sì, una bomba. Non so perché chiamano pentola, non so come diciamo. No, beccatevi questo, pezzi di stera. Oh, ma stempiati allora, scemo. Ma quanta generazione stavolta aumentata? No, dipende, Esprit. Perché praticamente è come se... Tutti spawnano ogni 30 secondi. Se te becchi quei 5 secondi prima dello spawn, cioè i 5 secondi di spawn. Era un altro gioco che era così, che non mi ricordo. L'ho fatto malissimo. Così praticamente quando si spawna tutti insieme a ondate. Che è ottima come roba in realtà, perché almeno non devi aspettare, cioè non vai uno alla volta.
Quanto sono veloci con qualcuno io attaccare rispetto a me? Non è possibile. Così rimango, vabbè, vabbè. Sono ben, sono ben. Ma stempiati, scemo! È già pelato. Ma perché devi dirgli, da poveretto? È già pelato. Ma che cazzo è? Leone? Mi hai fatto malissimo poi, eh? Sono vendicato, sì. Pirletta. Come poi finisce come si prima non che mi hai sotto con fucile a pompa a distanza. Madonna, rimarrà nella storia quella cazzata. Oddio. Pensa che io non me la ricordo. Che sei un rincoglionito, Marco. Esatto. Pezzo di merda anche. Oh, che esatto, lag, esatto, ragazzi. Sì, smetti, sì, la pisello piccolo. Sì, 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 esatto, esatto. La condizione debole. Guarda che avere il pene piccolo anche comunque non è un insulto. Anche io non sono debole. È un pregio avere il pene piccolo. È retrattile magari anche un pochettino, per poi fare... Fare come, scusa? Che fai tu? Che fai tu? Cioè, secondo me, chi ha il pene grosso è scemo. Chi è circondato una freccia? Capito, Ah, l'ho ucciso, stavo infierendo. Io comunque voglio aprire un gruppo Facebook di ritrovo di persone con il pene piccolo. No, io voglio aprire un gruppo Facebook e lo voglio chiamare le bimbe di Esperi. Perché? Eh? Perché? Perché sono fan. Non ci sono bimbe su Facebook. Ma no, le bimbe non è inteso come bimbe, è inteso come Marco, fan. Non fare queste cose gentilmente, con il mio nome poi. Ma poi che voglio. Fatto. Esperi, mica il tuo nome, il tuo nome è Mauro. Vabbè. Conta comunque. Ragazzi, da solo come arciere ho ucciso due cavalieri. Io c'ho una freccia nel cuore. Ma questo mentre parlavo, tra l'altro, dicevo le mie stupidaggini. Ah. È morto. Le biglie di Esprit sopra le palle così. Vector, mi puoi fare un sondaggio? Voglio sapere in chat quanti hanno il pene piccolo. Ma perché? Vabbè, per sapere, una statistica. Ma chi è? Sa un cazzo? Sì, sono effettivamente, letteralmente. E saranno tutti sinceri, soprattutto. Eh beh, tanto è anonimo, quindi... È piccolo per me quanto sarà? 25 centimetri, io... E io sui 36... Dovrebbe essere 500%, no? Le donne effettivamente? Vabbè, le donne si astengono, non ce l'hanno, non è che... Beh, magari quello del loro ragazzo. Magari sì. Ma c'è Vector, soprattutto? Oh. Non è che è andato a farsi le seghe come al solito. Ah, lo paghiamo, poi sparisce, guarda lì. Veramente, gli ho dato 3,50€ giusto ieri. Non è vero. Quest'anno? Posto? Oh! Ostia! Mi ha fatto cadere! Ma poi perché mi dovrebbe togliere l'arma se casco su? Oh! Ragazzi, mi, cazzo. Mi si è bloccato il gioco? Può essere, Marco. Mi si è buggato, no? Oh no, chi è? Oh no, Marco, vai tutto! Mi si è buggato! No, sei tutto, aspetta, Marco, ti sistemo io! Stai fermo, vieni qui, dove vai? Aspetta che urlo. Ti ammazzo, Marco, così magari rinasci bene. A posto. Urlavo tra l'altro in maniere terrificanti, urlavo. Ah, scusami, Vec. Mi piace sempre insultarti, però. Aia. Ostia. Vediamo. Perché vanno tutti velocissimi? Io vado dentro con la cazzo di filmata di merda. Votate, votate tutti i possessori di pene, per favore. Quindi, Max Mask. Allora, Vector, hai ragione, però hai anche torto. Perché se tu dici sì, lo faccio, e poi lo fai, così noi lo sappiamo che lo stai facendo. Perché se tu non dici niente e lo fai e basta, io penso che non mi stai ascoltando. Effettivamente è vero, però. Beh, è stato un 60%, Morelli. Cioè. Ah, il 71% allora, delle persone ce l'ha più piccolo di 10 centimetri. È Moro stupido, allora. Che pensa di avere il pene piccolo. Gli altri sono degli sboroni, in realtà ce l'hanno piccolo per davvero. Guardate, tutti piccoli in realtà. Sì. Sì, che funziona. Sambare zappe, zappe, sambare rambare, zampe.
10 centimetri non ci credo, ragazzi. Sì, sì. Marco, non ci credi? Non è possibile. Il mio Marco è così. Così non ci credi, Marco? Per cosa vuol dire? Scusa. Non è possibile. Okay, non è che hai detto un centimetro. 10 comunque. Tra l'altro, sì. Cioè, non è che... Non è che hai detto, cioè, i 5 mm, insomma. Era plausibile, effettivamente, però... Non l'avevo pensato. Sono stato a fissare dei micropenni. Oh, ma basta quello lì sopra. Ho guardato. Ah, poi cosa vuol dire che perché, perché bisogna smetterla. È body shaming. C'è gente che si sente veramente male. Sì, questi disagi. No, gol, noi qui invece accettiamo tutti, non ce ne frega niente. Lancio i barili in testa alle persone. L'unica mi serve il cazzo. Aia. Scusa. Posso dire una cosa un po' salty, però la penso. Tardo. E che puoi averlo anche di 90 centimetri. Ma se poi vieni in 10 secondi, non serve a niente. Marco, anche questo è body shaming comunque. Certo. È un problema, però tutti, scusami. Tutti quelli che si vantano di averlo longe. Ho capito, ma uno magari c'ha il problema dell'eiaculazione precoce, ci sta malissimo. Te sei arrivato a dire questa roba. Ma sei uno stronzo. Non parlo di quelli che hanno il problema effettivo, ma di chi si vanta di averlo lungo e poi dopo è... ho capito, deficiente. Ma vabbè, ma se si vanta di un'altra cosa e poi c'ha le altre robe e lui ma che sì, ma pure. Lascia stare comunque, ma poraccio. Effettivamente. Se sei uno scemo che si vanta delle sue lunghezze ma e smettila. Poi là. Ma no, ma dico quello che voglio, lo penso. Ma sei uno stronzo. Io non parlo di chi sei. Ha un problema e sta zitto, poverino, c'ha un problema. Ma di chi si vanta me e poi dopo è... Non puoi parlare di cazzi te in generale, guardo. Ma non voglio farlo, ti dirò la verità. Io parlo di chi si vanta, no? Di chi ha un problema, poverino, c'ha un problema. Ho capito, però hai detto, 10 secondi sono una merda. No, ho l'ho capito. Detto, anche l'ho gli detto altri di che... chi si vanta. Io ma anche quelli che non si vantano, però sono una merda. No, io l'ho detto di chi si vanta, perché chi si vanta... Ma no, poi non è che deve avere un problema, io dico chi viene subito perché non è buono a farlo. No, magari c'è un problema, non è che... Ma se ha un problema, ma è possibile che sto dicendo, se uno non ha un problema, deve avere per forza un problema, sto dicendo, se non ce l'ha, Marco, tirami se vanta, su, che non si chiama eiaculazione precoce. Marco, tirami su! Perché deve avere per forza un problema? Non ho capito, io non parlo di chi ha un problema. Ma tu l'hai detto! No! Come no? Non ho detto, io problema non l'ho detto, l'avete detto voi, io non ho detto no, problemi, non ho accennato a problemi. Beh, ho capito, uno che viene in 10 secondi è un problema, non è che se non lo dici non è un problema. Guarda che non è vero, cioè chi lo fa perché non è buono, semplicemente, non sa fare. Non è che per forza devi avere un problema. Io parlo di chi non ce l'ha e fa lo sgaggio, cioè lo sgaggio... No, non lo sto calmo, mi dite cose che non ho detto, io non ho accennato a nessun problema io. Quello è un problema, ripeto. No, non è vero, Morro, ma sai come si fa sesso, tu o no? Marco, va bene. Tu sei come quelli lì comunque. Sì, sì, Marco, adesso guarda, è uguale. No, sì. Ma perché no, se dici che è un problema, uno non è vero che per forza è un problema. Va bene, Marco. Non è assoluta. Ma non è vero, a livello scientifico, non è vero, non è vero. C'è gente che non lo sa fare e viene subito. Non è che so se fai prima. Scusami, non è che per forza è un problema. C'è così. Che devi anche un attimo Oddio sapere il fuoco! Come ci si muove. Fuoco! A morte! Andate a posto, si è spento. Il parle cheaper. È una cintura di sicurezza, effettivamente. 90 Madonna centimetri. Mia, che kill che ho fatto. Aia! Ma chi è? Ah, sono morto col fuoco. Sì, sono in ferie da un po' di tempo. Bravo, Esprit. Andiamo in vacanza. Porca miseria, andiamo... Ti insegno io, dai. Faccio il sessuologo, anche se no, dotti. Ma tu, Marco, te fai tranquillo, guarda. No, ma sono la persona che più si... Non riesce a parlare di ste cose, proprio. Cioè, lo faccio per scherzare, ma seriamente non riuscirei mai. Marco, no, non è vero in realtà, ma se c'è un argomento serio... Nessuno di noi ha le competenze. No, ma infatti non lo farei per quello. Principalmente non lo farei per quello. Però un consiglio da amico uno lo può fare. Se l'amico non è per adesso, Diego. Se l'amico è... Oh, ma quella ragazza, sì, sì, non riesco a fare questo. E poi ti chiedo domande, no? Così, ci può essere un consiglio interessante da amico. Che... Allora, puoi fare così con lei, puoi fare... Guarda, devi ruotarti di... Allora, mi raccomando. Di tot gradi. Poi fai questo movimento pelvico.
E di conseguenza saltelli, alla fine saltelli, mano, devo morire qua per terra io. E si è a posto. La cacchio su. Io non ti avevo neanche visto. Grazie giallo. Aia. Pezzi milli giallo. No, arrivo dai, io. Potevo alzarmelo. No, grazie Giando. No, perché molti uomini sono egoisti. Io lo dico perché molti uomini sono egoisti. Vabbè, quando raggiungono il piacere loro dicono a posto, cioè 10 secondi. No, invece bisogna saper. Ah, che male! Ma sei deficiente tu! Non lo posso mangiare questo pesce. Madonna mia, che kill che ho fatto, ragazzi! A te! Che cazzo di male! Ha detto Kanté? Engolo, engolo, Kanté! Rompe? No, faccio un... Aia! Chi è il pezzo di merda? Vabbè. Prendo un pesce, prendo. Questo è un argomento qua. No, sono troppo duro. Oh, mi foca! Sono morto. Se qua non c'è la frigorifera, C-Max. No, C-Max, in quello io non te lo posso dare. Ah, non c'è la frigorifera. Ti consiglio di castrarti. No? L'estate. Ma sei tutto lubrificato, scivola meglio. Ma che schifo. Svengo però, cioè, non ce la faccio. No, comunque c'è quella categoria di macisti. Aia, che bastardo. Veramente sono odiosi quando parlano. Io li odio tutti gli uomini. Quelli che fanno i maci, che si vantano delle cose. Veramente sono la peggio specie. Ma è mancato quello di Nicolà, scusami. Aia. Parlo in doccia, anche. C'è la piscina ancora. Quello già potrebbe essere interessante. E ho detto Marco, aia, vai da qualche parte. Bella cella frigorifera, sei a posto. Ma ti si attacca al pipo poi. Hai meno 20 gradi. Ti si attacca al pisello. Dappertutto. È un freezer, tu c'è un frigorifero. Marco Sudante, infatti. Metti un po' di meno. Ma non è vero. Marco, dai, sappiamo tutti. Allora. Poi la affitti per le coppie, tipo, no, così a posto. Questo era l'Iezza. Si vede dalla testa di cacchio. Sì, no, ma c'è un arciere o due che stanno cecchinando chiunque. Porca sì. Miseria, quelle bestie di merda. No, ma ci... Io odio in generale chi si vanta per una prestazione. Cioè, boh. Ma io allora, odio in generale chi si vanta. Perché vantarsi dipende, chiaramente. Però la maggior parte delle volte è per sminuire il prossimo. Quando lo fai così sei un pezzo di merda e basta. Bisogna vedere anche qualunque discernere. Cosa. Ogni consiglio. Se me lo dice un mio amico, lo so che scherza. Se me lo dice un. Mi hai chiesto un consiglio, scusa, ma se addosso del tuo rapporto. No. No, ma in realtà vantarsi, cioè, va anche bene, dipende come lo fai sempre. Perché magari uno cerca un po' di... Famiglia. Un po' di auto... no, di auto, un po' di... Come si dice? Complimenti, un po' di... Non so, cerca qualcosa, sicuramente. Inequivocabilmente. E ci sta, magari uno che non ha mai avuto niente nella vita, fa una roba buona... Si vanta con gli altri perché ma raga, dipende dai, anche fatemi qualche complimento, per favore. Dipende anche dal tuo carattere. Io non lo farei, ma perché mi imbarazzerei in primis io. Vabbè, ma ci sta, infatti dipende dal carattere, dipende se uno magari se uno... ci sta. Tipo c'è Kane che non ha zero autostima, lui cerca sempre di vantarsi di tutto cercando di apparire il migliore quando ragazzo. Chiaramente non lo è. Di droga, secondo me. Beh, è il migliore nell'essere insultato, quindi vedi, è già il migliore in qualcosa. È vero. No, quale è Sior, forse? Neanche quello. No, ma Sior dice semplicemente le cazzate. Giusto. Non è che si vanta di qualcosa, lui. Oh, si stanno ritirando! Dobbiamo uccidere l'erede! Ho provato a sfondare. Automobile. Pensiamo di star facendo una partita terribile, invece no, dai. E Kane, non ti piace la pasta? Ma no, ma non solo. Come? Non gli piacciono la metà dei giochi belli che esistono. Madonna, veramente.
gli piace un cazzo, non gli piace. E dice di essere il migliore in tutto. Ci sta avere. È per quello gusti, che te lo meriti, perché tu ti vanti di ogni cosa e mi stai sui coglioni, Kane. Va bene? Ok. Ma devi essere più tranquillo con la chat, però, eh. No, no. Ma non è con la chat, è con Kane. Che è con la chat? Io la chat la amo. Abbiamo una delle chat. Ma, smetti, ma non è vero, ma basta di su stupidaggini ogni volta. Spogli che non mi scusa, dimmi, dimmi chi è che odio. Tutti. Il mondo, per esempio. Non tutti, è vero. Ma tutti, dal primo all'ultimo. Quelli da un pochino dall'altro, un po' tutti. Ma se ci insulti quello sempre, non è vero. No, ok. Siete voi che insultate me e io mi... io mi... come si dice? Reagisco. Mamma mia. Vedi, allora è una bugia che ami tutta la chat. Ma io li amo, sono loro che non amano me. Oh, ma non muore ma... Non muore! Ok. Dite che siamo noi che stiamo parlando. Aia. In chat, eh? Con la chat noi ce l'ho disattivata. In teoria. È legittima difesa la mia, sì. Vado a controllare per sicuro. Ah, ma c'è la... dobbiamo uccidere il... Regge, sì. C'ha metà vita, sai. Aia. Ma non riesco a passare, io... Ma no, io c'ho premi per parlare. Comunque, guarda, veramente... cioè, la nostra chat è... tra le più belle di Twitch Italia, quindi... non ho nulla di cui lamentarmi, se non di Kane. E di Sior. E ogni tanto di qualcun altro. Vabbè. Botta. Vabbè, capita quello. Oh, fatemi passare, coglioni! Calci nel Madonna culo, mia, che entrate. Danni che gli ho fatto. Entrate quello. Dentro, mortacci vostri. Mortacci vostri, il fuoco! Vai, Rede. Ragazzi, che stragi immense. Tra le più belle siete. Adesso, se volete essere la più allora, bella, Caritas, impegnatevi però, scusatemi, eh. Cioè io non... Io toglierei la sub, ragazzi, a mio rischio e pericolo, ve lo dico. Io, ragazzi, no, la sub, non posso mentire. Mi piace che Mark un giorno dice togliete la sub, l'altro giorno dite datemi soldi, non sì, capisco. No, ma non ce li meritiamo, avendo Moro che parla così alla Ma io ci ho preso, ho detto che è tra le più belle di Twitch. Ma perché è palese che lo stai dicendo che non ci credi? Ma perché no? Ma sì, no, che non ci credo. Non nessuno, Moro. Ormai credo, come possiamo davvero? Credo. Comunque. Oh, i pugni nelle palle mi danno. Se dite che non ci credo è perché pensate che è una chat di merda. Perché è una chat di merda allora? Aia. Perché pensate di essere una chat merda, perché pensate di essere una chat del cacchio? Aia. No, dove vai, raga? Non pensano che tu lo dici veramente perché male. No, non sempre. È vero, non ho motivi. Ma li insultati sempre. Non è... Perché? Perché li insultati però? Non so. Sei tu che li insulti, quindi devi saperlo tu. Non vabbè, è che li insulto come chat, li insulto come persone però. Aia, mi hanno seduto. Cosa dici, Moro? Vabbè. Ma perché mi danno dello stronzo, io gli do dello stronzo. Ma, è ma te lo daranno per un motivo. Ho capito, quindi... ma sono loro che odiano me, mica che la chat è una merda. Ma scusami, cosa c'entra? No, se ti... Se mi insultano loro, non ma è... Ma ci darai il motivo per insultarti. E cosa c'entra? Quindi vuol dire che è partito da te, se gli dai il motivo di insultarti. E cosa c'entra, quindi? Ma il perché ti insultano? Perché magari gli do il motivo di insultarmi. E quindi? E quindi vuol dire che odi la chat. Vuol dire quindi. Perché odio la chat? No, magari mi insultano per altri motivi, perché faccio cagare in qualcosa. Ma non è che ti dico... Cazzo, Moro sei brutto. Ti dicono Moro... Come bastardo. No? Mi ha detto che ingrassavo, che... Io non me ne ricordo queste cose. Poi sarà uno. Sono impossibile ucciderle, rede, perché ci sono vita, un sacco di vita. Ma è difficile ammazzare le rede. No, perché ho il pene piccolo, cioè non è... L'hai detto tu, semplicemente, non è che... No, io ho detto che ho il pene piccolo, non insultatemi perché ho il pene piccolo, se permetti. Body shaming. Hai cercato anche di incolpare me prima, dicendo insulti quelli con i problemi. Io non avevo detto niente, hai fatto tutto tu. Quindi adesso ti odio pure io. Quindi Totti odia io. A parte che odio pure io. Tu hai detto un'altra cosa, comunque. No, no, tu hai capito Roma per Toma di quello che ho detto io. Sono le prove, proprio. No. Sì.
Moro, io non ho accennato a problemi. Io ho detto, quelli che si vantano di averlo lungo e poi vengono in 10 secondi sono dei balordi. Non c'è tu problema. Hai fatto passare come problema quelli che vengono in 10 secondi comunque. Ma non per un problema, quelli che vengono in 10 secondi perché sono degli egoisti. Ti ripeto, ci sono modi e modi. Cioè, c'è chi ha problemi, comunque, purtroppo. Questo discorso si può chiudere con un andate tutti a fare in culo. Sì. Quindi ti odio. Peccato, questo era il discorso. Andiamo sempre a saltare. Anzi, chiude con una frase. Che dice Ciscone? Cosa ci dice? Come siete usciti voi? Basta. Non si è capito mezza parola stavolta, no, di Cacin. Ho capito corona, possibile? No, coronaria. Era coronaria però. Ah, ok. Oh, faccia di cacchio. È uscita, è la una. È la una, sì. È la una. Esprit, ti sei divertito questa mattina. A parte che è l'una, mancano 5 minuti con quei disgraziati. Ma è una partita dura più di 5 minuti. Mi le palle, va bene. Ho una fame bestiale. Per una volta che parliamo prima, fortissimo. Moro, vuoi i soldi? Devi fare le cose fatte bene. Avevo già ucciso tre persone. Faccio tutti i giorni le cose fatte bene. Vedi, nessuno mi dà il... Per chiudere live come si dice? Un pochino prima, perché dai... No, nessuno dà a Cesare quel che è di Cesare, comunque. Tanto mancano 5 minuti. In questa chat di merda. Merda. Non è vero che nessuno ti dice le cose. È vero, ti dico non che è sei... vero. Solo ti ho detto che ti odio stronzo, oggi, ma questo è un altro discorso. Espresso, un infame. Bastardo? No, bastardo tu, scusami. Ma che vuoi? No, tu. No, tu. Sono sicurissimo di questa cosa, guarda. Questo pezzo di sterco. Eh? Mi stava partendo il gavito. No, il fatto, guarda che è un problema di egoismo quello di venire apposta prima. Ecco, perché quindi... vuol dire che tu ti soddisfi, ma lasci la tua parte. Continua a dire stronzate. No, Marco, però è sbagliato. Vabbè, questo che stai dicendo. Devo stare già da mezz'ora. Non è che è sempre egoismo perché vieni prima. È no, un problema. Marco, tu hai appena detto che non è vero, è solo egoismo. Non è solo egoismo! Ma non l'ho detto, è mezz'ora che dico che togliendo il problema. È che Mark si è spiegato di merda. Marco voleva dire, ti vanti tanto, ma io non poi detto, non sei buono a fare l'amore, potevi ecco, dire, quello, semplicemente. Al posto di puntare sulla... Ma sì, ma perché venire prima non è per forza un problema, questo è quello che dovete capire. No, Marco, non è per forza un problema. La maggior parte. Per la maggior parte è un problema. Però hai detto due sbagliato. Ma non è che devo sempre specificare senza i problemi, guaglia, chi hai problemi? No, Marco, ma il fatto è che uno si può sentire... Era ovvio che non insultavo una persona uno si può... C'è la gente che ci sta veramente tanto di merda per il fatto perché che... Perché sono le persone con i problemi che erano esenti dal discorso. Non si era capito, che... Marco, da quello che avevi detto tu non era. Uno ci segue, lo sa che sono una persona a modo. Che non è buono a parlare. Non ci segue, lo sa che Marco non si sa esprimere. Il discorso è, però Marco, per fortuna, che persone che non mi apprezzate in questo canale, devo mettermi in proprio. No, non mi apprezzate in questo canale, devo mettermi in proprio. Invece, se eri in proprio e dicevi una cosa così, pensa. Basta, non parlerò più da oggi. Ero lieto, smettila! Stai facendo tutto te, Mark. Basta, non vado in proprio, esco dal canale. Ok. Dove va? Sentilo Lizer. Poi piange Lizer però. Sì, poi poi facciamo due viso. Quando si è andato Esprit, Lizer ha pianto. Non è vero, non ha pianto nessuno, Esprit. Maro, sei troppo serio. Sei un pezzo di pianto. Sono troppo serio, mi ha preso per il culo Esprit, tra l'altro. Che è una cosa che fa sempre ridere, sempre un evergreen. No, power wash in silenzio per 24 ore e poi i soldi se li prendo loro. Allora, vado nel mio canale, faccio la mia live. Dimmi. Lo sai che lunedì e martedì c'è il Prime Day? No. Adesso a me non frega niente, però. Tanto ormai non sono più nel canale. Hai Amazon Prime? No. Come no, sì che ce l'hai, pezzo di merda. Per chi non ha Amazon Prime, fatevelo. Che è il momento giusto per farlo. Sì, fate Amazon Prime. Eh sì, fate anche il mese free. Che ormai penso che nessuno abbia ancora il mese free, perché penso almeno un mese qualcuno l'abbia fatto. Eh sì. Però fatelo, perché io penso, siccome è lunedì e martedì, penso che domenica notte farò una live dove spulciamo le... Perché non avrò le offerte in anteprima, molto probabilmente. Però venerdì a mezzanotte, partiremo prima, però è venerdì. Domenica a mezzanotte faremo la live dove ci spulciamo le offerte. Io devo comprare le cuffiette nuove. Dovrebbero partire subito a mezzanotte. In teoria sì. Non c'era un orario, mi pare. In teoria sì. Vabbè, amici, ci vediamo. Marco, non parli più. No. Stasera... Devo però.
Stasera facciamo... Stasera riproviamo Naraka. Blade era molto interessante. Non lo so, vediamo se vengo in live. Vai. Ci vediamo stasera, quindi. Vediamo. Marco, cosa dovrei fare per farti venire in live? Amarmi di nuovo. Non me ne frega niente, Marco, stai a casa. Aspetta, è uscito... Cosa è uscito? No. Oh, devo ancora chiudere. No, mi era arrivata un'email del Prime Day, ma è solo Prime Day. Maledizione. Prime Day, sì, no, aspetta. Ce l'andate? No, no. Maledizione. È un'email che mandano tutti. Va bene, credo. Noi ci vediamo allora stasera. Ciao, belli. Non sotto nessuno. Maleducato. Poi c'è un...